Ciao a tutti, diavoletti! Ciao a tutti! Adesso vi lancio una sfida! Riuscite a lasciare un mi piace in 3 secondi? È impossibile! 3, 2, 1... Cosa? Avete lasciato un mi piace? Ma bravissimi! E adesso commentate qui sotto, qual è il vostro frutto preferito? Il mio frutto preferito è la mela. Ok, io leggerò tutti i vostri commenti e anche Vinci che... Adesso non so dov'è. Vinci, dove sei? Vinci! Perché lì ci sono i mostri di Garten Obenben? Ehi, cosa volete? Lì c'era Vinci e lì c'era la nostra fan. Eh sì, perché proprio adesso a casa nostra c'è la nostra fan. Ma dove sono Vinci e la nostra fan? Diavoletti, dove sono? Dobbiamo cercarli. Ehi! Francesca, Vinci, dove siete? Oh, non sono neanche sotto questo tavolo. Non sono neanche sul divano. Diavoletti, dove sono? Ehi, Francesca, ehi, Vinci, dove siete? Oh, ma prima di cercare Vinci e Francesca, voglio salutare Giancarlo. Ciao, Giancarlo. Ok, ma aspettate. Perché queste porte hanno un numero 1? Quindi questa è la porta numero 1. Porta numero 2? Diavoletti, questa è la porta numero 2. Ok, porta numero 1, porta numero 2. E... aspettate, aspettate, aspettate un attimino. Diavoletti, restate con me perché ho veramente molta paura. Cosa? Porta numero 3? Diavoletti, questa è la porta numero 3. E... io non so quale porta aprire. Diavoletti, c'è la porta numero 1, la numero 2, la numero 3, ma quale porta dobbiamo aprire? Scegli la porta giusta per incontrare Vinci e la nostra fan. Scegli la porta giusta per incontrare Vinci e la nostra fan. Scegli la porta giusta per incontrare Vinci e la vostra fan. Ok, diavoletti, quale sarà la porta giusta? La porta numero 1? Secondo me è la porta numero 1. No, io non voglio sbagliare. E se sbagliassi, noi non rivedremo mai più Vinci e non rivedremo mai più la nostra fan. Oh no, oh no, la porta numero 2? No, ok, adesso scelgo il mio numero preferito, perché il mio numero preferito è il numero 3. Eh sì, il numero 3? Proprio il numero 3 è il mio numero preferito, quindi io aprirò la porta numero 3. Ok, porta numero 3, adesso io ti apro e speriamo di trovare Vinci e la nostra fan. Ehi, cosa? Questa è la porta giusta! Il suono della vittoria! Tanto tempo, era così facile, non è vero? Esatto. Oh, venite di qua, venite di qua. Ok, ciao. Oh, ciao, eri anche tu nella porta numero 3? Sì, c'era anche il nostro cagnolino nella porta numero 3. Ciao, diavoletti, bacione. Qui c'è la nostra fan. Eh sì, qui c'è la nostra fan. Se non la conoscete, è venuta a trovarci a casa nostra. È proprio qui. E siamo insieme. Noi amiamo molto i diavoletti. Ok, Vinci, abbraccino. Oh, piccolo abbraccino. Ok, diavoletti, ma io devo dirvi qualcosa di molto brutto. Cosa succede? Francesca, Vinci, giratevi. Dobbiamo girarci? Sì. Guardate che c'è. Cosa? Sì, lì ci sono i mostri di Garten Obenben e io non so perché li avete messi voi. Qui c'è Opila, qui c'è Opila Bird, qui c'è Bambalena, qui c'è la Medusa e qui ci sono gli altri tre. Ok, questa è una sorpresa, questa è una grandissima sorpresa. Francesca, sei stata tu? No, tu. No, sei stato tu? No, non sono stato io. Bene, quindi non è stato nessuno dei tre. Allora, chi è stato a mettere i mostri di Garten Obenben proprio qui seduti su queste poltrone giganti? Ok, facciamo una cosa. Ok, togliamoli tutti. Ok, Vinci, adesso. Cosa? Diavoletti, perché i mostri sono tornati sulle poltrone da soli? Sono tutti qui di nuovo. Ancora una volta sono qui. Ehi, Opila, dai, scendi dalla poltrona. Ok, ma questo come è potuto succedere? Questi peluche sono in vita? Io non scendo. Io non scendo?
Cosa? Opila, sei veramente molto spaventoso. Oh sì, sono davvero molto spaventoso. Ok, ma chi è stato? Anto, adesso dici la verità. Non è così, Francesca? Anche sì, tu pensi che sia stato Anto? No, io non sono stato. Sì. Diavoletti, non sono stato io a mettere questi peluche di Gartenno Ben Ben sulla poltrona. Beh, allora perché sono qui? Forse è stato il nostro cagnolino. È proprio lì al centro, guarda. Dici, sembra il complice. Perché il telefono sta vibrando? Diavoletti, il telefono sta vibrando. Cosa succede? Oh, Vinci, aiuto. Ehi, Francesca, aiutami. Perché il telefono sta vibrando? Cosa? Ciao Anto, ciao Vinci, ciao Francesca. Adesso vi presento i nuovi mostri di Gartenno Ben Ben. Cosa? Questo è lo sceriffo. I nuovi? Lo sceriffo? Questo è Nab Nab. Oh, Nab Nab? Guarda la sua bocca. Questa è la lumaca. La lumaca? Diavoletti, ma chi sono? Sono i nuovi. Questo è Chef Bigster. Chef Bigster? Guarda i suoi denti. Aiuto. Guardate cosa succede adesso. Aiuto. Vinci? Ma dov'è Francesca? Aiuto. Francesca? Cosa? Ti ho visto? Noi possiamo rapire la vostra fan. Se non volete essere rapiti, dovete riuscire a disegnarci perfettamente. Cosa? Dobbiamo riuscire a disegnare perfettamente i nuovi mostri di Gartenno Ben Ben? Se no, i mostri di Gartenno Ben Ben rapiranno la nostra fan! Oh, oh no. No. No, diavoletti, io non voglio che rapiscano la nostra fan. No. Ok, quindi dobbiamo disegnare i nuovi mostri di Gartenno Ben Ben perfettamente. Diavoletti, ma chi erano? Chi erano? Lo sceriffo, Chef Pigster, sì, questo maialino. E adesso qui ci sono gli altri mostri di Gartenno Ben Ben, perché secondo me vogliono farci da spettatori. Stai aspettando che noi disegniamo tutti i nuovi mostri di Gartenno Ben Ben? Noi guarderemo tutto. Tutti i disegni. Diavoletti? Guarderà tutto? Opila Bird guarderà tutto? Sì, Anto. Francesca, dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo partecipare a questa challenge, diavoletti. Se no, i mostri di Gartenno Ben Ben rapiranno Francesca. Oh, sei spaventato? Ok, perché i mostri di Gartenno Ben Ben potrebbero rapire anche il nostro cagnolino. E persino te, e persino anche me. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Potrebbero essere molto pericolosi. Hai visto i nuovi mostri? Francesca, com'è stato quando sei entrata nel telefono? Molto brutto. Oh, ok. Io non voglio che capiti di nuovo. Non voglio che capiti di nuovo. Oppure potresti restarci lì per sempre? Per sempre nel telefono? No! No, non devi restare per sempre nel telefono. Tu sei una nostra fan. Noi vogliamo bene a tutti i nostri fan. E tu non devi stare nel telefono. Con Bamban, no. Cosa? La challenge inizia adesso. Avete i vostri pennarelli e i vostri fogli. Dove sono i fogli e i pennarelli? Diavoletti? Ecco, i fogli e i pennarelli sono tutti qui. Ci sono proprio tutti i colori, guardate. Vinci! Adesso iniziate a disegnare. Il primo mostro che dovete disegnare è Chef Pigster. Cosa? Chef? Attenzione! Il giocatore che disegnerà i disegni peggiori alla fine sarà rapito. Dovete essere molto bravi a disegnare. Non possiamo sbagliare. Smetticela tutta. Io non voglio partecipare. Diavoletti, avete sentito? Avete sentito, Ban Ban? Il giocatore che disegnerà i disegni peggiori sarà rapito. Lo so, ok. Quindi sarò io, perché io non so disegnare molto bene. Per quanto riguarda te? Non è vero. Francesca, per quanto riguarda te? Neanche io so disegnare molto bene. Ok, quindi mi state dicendo che entrambi siete in pericolo? Ma no, non dovete mettervi giù così. Voi dovete sentirvi bene. Di certo, Anto, riuscirai a fare dei disegni stupendi. Esatto. Oh, anche il nostro cagnolino mi sta supportando. Sì, anche il nostro cagnolino ti sta dicendo che devi subito alzarti, perché altrimenti potresti essere rapito dai nostri Bimberman. Ok, diavoletti, quindi il primo disegno che dobbiamo fare è quello di Chef Pigster. È qui. Sì, questo è proprio il nostro primo disegno. Diavoletti. Ecco il nostro primo disegno, Chef Pigster. Quindi, nuovo mostro. Dobbiamo disegnare il nuovo mostro di Gartenno Ben Ben, Chef Pigster. Molto
paura, ho veramente molta paura. E se non riuscissi a disegnare molto bene il nuovo mostro chef Pigster? Michi, cosa potrebbe succedere? Io, Michi, aspetta. Dimmi. Io vedo chef Pigster dietro di voi. Oh, guardate. Oh, hai visto? Oh, Vinci, venite di qua. Chef Pigster è dietro di voi. Oh no. Chef Pigster, cosa vuoi da noi? Oh no, diavoletti, vuole rapirci. Questo è veramente molto spaventoso. Oh, è sparito, diavoletti, è sparito. Ok, la situazione mi è chiara. Chef Pigster è venuto a trovarci perché vuole che noi lo disegniamo perfettamente. Così come ha detto Bambam. Altrimenti Chef Pigster potrebbe uscire da quella porta, oppure da quella, e potrebbe mangiarci con la sua bocca mega gigante. Chef Pigster vuole mangiarci e vuole rapire la nostra Fan. Se non riuscissimo a disegnare bene Chef Pigster, esattamente. Ok, Vinci, Chef Pigster è proprio in quella stanza, Ok. Vorresti andare a disturbare Chef Pigster? Torna subito qui. Vinci, Chef Pigster ci sta spiando. Guarda! Guardate, diavoletti, ci sta spiando. Dobbiamo stare molto attenti. Chef Pigster potrebbe arrabbiarsi. Dobbiamo disegnare perfettamente Chef Pigster. Sì, dobbiamo disegnare perfettamente Chef Pigster. Okay, quindi qui ci sono i fogli. Vinci, ma è molto difficile. Anche dobbiamo farcela, ti rendi conto? Chef Pigster è qui, è proprio di là e ci sta continuando a spiare. Potrebbe mangiarci, quindi ecco il tuo foglio. Dai, prendi. Francesca! Cosa? Ti sta attirando? Diavoletti, Chef Pigster ha attirato Francesca. Vinci! Oh no! Vinci! Vinci! Vinci, che fate? Siete salvi? Sì. Chef Pigster è molto arrabbiato, Dobbiamo subito disegnare Chef Pigster. Vinci! Ok, adesso state bene. Diavoletti, Chef Pigster ha cercato di rapire la nostra Fan. Esatto, perché sta ascoltando. Ti sta ascoltando e tu non vuoi disegnare Chef Pigster. Invece adesso dobbiamo subito disegnare Chef Pigster. Dammi il mio foglio. Esattamente. Ok, questo è il mio foglio. Ecco i miei pennarelli. Questi i miei pennarelli. E questo è il colore dominante, quello di Chef Pigster. Ok, diavoletti, io devo disegnare Chef Pigster e ognuno di noi avrà un punteggio. Io sono certo, questa challenge la vincerà Vinci, perché Vinci è molto bravo a disegnare. Questo è il tuo foglio, Francesca. Questo è il mio. Qui ci sono i nostri colori e noi dobbiamo disegnare perfettamente Chef Pigster. Oh no. Esatto. Vinci? Sì. Fa molta attenzione perché Chef Pigster ci sta spiando. Ok, dobbiamo mettercela tutta, va bene? Va bene. Diavoletti, secondo voi chi avrà meno punteggio? Io? Vinci o la nostra Fan? Non dobbiamo pensarci adesso, tutto quello che devi pensare è disegnare molto bene Chef Pigster, quindi va, sbrigati! Aiuto! Ok, Francesca, ci sei? Sì, ci sono, ma sono molto preoccupata per Anto. Sì, perché Anto non sa disegnare molto bene. Esatto. E se Chef Pigster mangiasse Anto? Oh no, potrebbe essere terribile. Ti stai impegnando? Non ne sono certo. Invece devi impegnarti tantissimo, ok? Guarda attentamente quel computer, guarda il disegno di Chef Pigster, perché noi lo abbiamo proprio qui, e impegnati al massimo, ok? Dai, smettila, così mi fai essere triste. Okay. Continuate a disegnare e impegnatevi, perché io sarò ad essere rapito, non vi preoccupate. Silenzio, non dire così, impegnati. Ok, Francesca, cosa stai combinando? Perché tutto quello che vedo non è un maialino, ok? Fa molta attenzione, Chef Pigster potrebbe rapirti. Certo. Ok, diavoletti, sono molto preoccupato. Vinci e Francesca, Vinci e la nostra Fan, stanno continuando a disegnare. E io sono a zero. Eh sì, ho la pagina bianca. Sapete perché? Perché io non so disegnare molto bene. Ma Chef Pigster potrebbe rapirmi, perché i mostri di Garten Obenben rapiranno la persona che farà il punteggio minore. E io sicuramente farò i disegni più brutti. Diavoletti, iniziamo a disegnare. Almeno proviamoci. Ok, dobbiamo farlo uguale. Questo è un maialino, ma con due facce. Queste sono le orecchie. Adesso facciamo un po' la testa. Diavoletti, sono molto preoccupato.
Ok, facciamo proprio il muso, cioè il naso, e adesso le braccia. Sì, qui ci sono le braccia. Ok, diavoletti, ho fatto le braccia di Chef Pigster. Per adesso non sembra un maialino. Ok, quell'altro braccio. Oh, chissà, vinci la nostra fan. Oh, sono molto preoccupato. Perché? Francesca non procede molto bene. Non sa disegnare molto bene? No, il suo disegno non sembra per niente Chef Pigster. Ho molta paura, e se Chef Pigster mangiasse la nostra fan? Oh, io non voglio che la nostra fan venga rapita. Quindi cosa dobbiamo fare? Perché il suo disegno sta venendo veramente molto malino. Vinci, tu continua a disegnare, continua a disegnare. Impegnati. Oh, ok. Tu non procedi abbastanza bene. Oh, Vinci, dai. Diavoletti, ho veramente molta paura. Io non so disegnare molto bene, ma continuiamo a disegnare. Chef Pigster ci sta spiando. Guardate, diavoletti, Chef Pigster è proprio lì che ci sta spiando. Ehi, Vinci! Vinci, Francesca, guardate! Oh, è sparito! Sì, c'era proprio Chef Pigster lì! Ok, Anto, invece di continuare a pensare a Chef Pigster, perché non pensi al disegno di Chef esatto. Pigster? Potrebbe rapirti! Oh, concentrati! Scusate! Ok. Oh, diavoletti, Chef Pigster ci stava proprio spiando! L'avete visto anche voi? Oh, loro stanno continuando a disegnare! Dai, speriamo! Speriamo di fare un bellissimo disegno! Ok? Impegniamoci, ok? Io non so disegnare molto bene le zampette. Ok, facciamo... Ecco, ecco fatto. Sembra Chef Pigster? Un pochino. Ok, adesso mancano tantissime cose. Mancano proprio tantissime cose. Gli occhi, la bocca gigante. Ok, adesso mi serve il colore nero. Eh sì, il nero. Diavoletti, ho veramente molta paura. E se io facessi il punteggio minore? Ok, continuiamo a disegnare, non pensiamoci. Ok, questo è un occhio. Questo è quest'altro occhio. Il nasino. Adesso sembra un maialino. Dai, non sono molto male a disegnare. Ok, adesso gli altri occhi, perché questo mostro ha due facce. Eh sì, questo è il nuovo mostro di Garten Ben Ben. Perché è venuto a casa nostra? Non capisco. Ok, adesso la bocca. Ok, diavoletti, ho veramente molta paura. Ok, i denti. Ecco fatto. Adesso sembra Chef Pigster. Dobbiamo solo colorarlo. Eh sì, adesso coloriamo questo disegno. Ecco fatto, diavoletti! Ho disegnato Chef Pigster! Cosa ne è uscita fuori? Non lo so! Non chiedermelo! Ok, diavoletti, guardate, questo è il mio disegno. Sembra Chef Pigster? No, non sembra Chef Pigster! Io perderò! E sarò io ad essere rapito? Eh sì! Avrò io il punteggio minore! Mi dispiace, avrò io il punteggio minore! Cosa? Ban Ban! Stai ridendo di me? Diavoletti, ma Ban Ban non era qui! Perché adesso sei qui? Stai ridendo del mio disegno? Ehi, Ban Ban! Adesso giro il disegno! Io non te lo faccio vedere! Oh, Ban Ban sta ridendo del mio disegno! Tanto! Avete finito? Io sto scrivendo il mio nome! Io ho finito! Diavoletti, Vinci e Francesca hanno quasi finito! Ehi, fatemi vedere il disegno! Devi aspettare la fine! Oh! Tanto il mio è peggiore, non vi preoccupate. Io devo scrivere il mio nome e poi ti farò vedere il mio disegno, adesso allontanati. Oh, ok. Diavoletti, io verrò rapito. Restate a guardare. Fatto? Io quasi fatto. Ban Ban è sparito. Ban Ban era proprio qui e stava ridendo del mio disegno. Adesso dov'è Ban Ban? Ban Ban? Sei vicino Francesca? Sono benissimi bravi. Vinci? Ha detto che i vostri disegni sono bellissimi. Ok, grazie Ban Ban, adesso puoi anche andare via. Dove? Diavoletti, Ban Ban adesso è qui, ok? È tornato al suo posto, ma Ban Ban del mio disegno ha riso, mentre dei disegni di Vinci e Francesca ha fatto solo tantissimi complimenti. Ok, diavoletti, terminato. State per vedere i disegni di Francesca
e di Vinci. Ecco, Francesca, Vinci, Anto. Qual è il vostro preferito? Wow, devo ammettere che sono tutti e tre bellissimi, ragazzi. Vi siete impegnati. Complimenti. Vinci, okay, il mio non è bello. Il mio non è bello. Invece sì, ma ci sarà comunque un perdente, quindi... Ok, diavoletti, questo è il disegno di Francesca ed è super bellissimo. Sì. Quello di Vinci è super carino, guardate. Vi piace? Il mio è il più brutto. Ok, adesso Bam Bam deciderà il perdente. Okay, chi è il perdente? Bam Bam? Bam Bam? Chi è il perdente di questo turno? Guarda, qui ci sono tutti e tre i disegni. Qual è il tuo preferito? Diavoletti, sta guardando tutti i disegni. Francesca, Vinci o Anto, chi perderà? Ecco. Ecco il vostro punteggio. Il disegno peggiore è quello di Anto. Cosa? Il disegno peggiore è quello di Anto. Diavoletti, ve l'ho detto io, ve l'ho detto io. Ok, Bam Bam, grazie del tuo giudizio. Anche se è stato di pessimo gusto, perché il disegno di Anto è veramente molto carino, non credo. Oh. Cosa? Diavoletti, cosa è uscito sui disegni? A me è uscita una X. Il mio disegno è quello sbagliato. A Vinci? Invece il nostro è quello corretto, guarda. Oh, Francesca e Vinci corretto, Anto sbagliato. Okay, diavoletti, io verrò rapito, verrò rapito. Ok, Anto, tu non ti sei impegnato abbastanza. Vorresti per caso essere rapito da Chef Pigster e tutti i nuovi mostri di Garten Ben Ben? No, non voglio essere rapito. Allora impegnati di più. Non è così, Francesca? Esatto, dai, di nuovo. Anto, devi impegnarti. Veramente molto preoccupato per Anto. Guarda il suo disegno. Anch'io. Oh, no. Sì, e se i mostri di Garten Ben Ben rapissero Anto? Potrebbe essere terribile. Diavoletti, Anto deve impegnarsi di più. Non ce la sta mettendo tutta, non ce la sta mettendo tutta. Guardate i suoi disegni. Anto perderà se continua così. Oh no, non può perdere dopo. Potrebbe essere molto pericoloso. E non rivedremo mai più Anto. Se continua così, no. Diavoletti, sono molto triste. E se venissi rapito all'improvviso? Ok, okay. Cosa? Vinci! Cosa? Bam Bam. Il secondo mostro che dovete disegnare è la lumaca. Cosa? Attenzione a non sbagliare. Ok, dai, la lumaca è semplice, quindi Anto adesso... Francesca, dai, di qualcosa. Mettiamocela tutta. Oh sì, Anto, devi impegnarti, la lumaca è semplice, forza, non puoi sbagliare ancora una volta. Questo è per te. Grazie. Anto, su questo foglio voglio vedere disegnata una lumaca perfetta. Oh, Vinci, non te lo prometto. Dai. Ok, sì. Iniziano i disegni. Iniziano i disegni. Cosa? Diavoletti, adesso qui c'è la lumaca di Garten Ben Ben. Sì, anche qui da noi c'è la lumaca di Garten Ben Ben. Diavoletti, adesso Vinci e Francesca stanno disegnando la lumaca di Garten Ben Ben. Anto, mettiti in postazione e metticela tutta. Ok. Vinci, che c'è? Anto, che c'è? Dietro di te c'è la lumaca di Garten Ben Ben. Dietro di... Fai attenzione! Cosa? Dietro di me? Sì! Sì. Oh, fa attenzione! Oh, vedi la lumaca? Ok, secondo me la lumaca ti sta controllando perché tu sei stato l'ultimo perdente. No, non puoi andare via, devi ritornare a disegnare la lumaca perfettamente. Quello Vinci, che sta ma attaccando. La lumaca è lì, cosa vuole da me la lumaca? Sta facendo da spettatore perché vuole che tu disegni un disegno perfetto. Lumaca, vattene via dalla mia sedia. La lumaca è andata via? Adesso dov'è la lumaca? Lumaca di Garten Ben Ben, non spiarmi, così mi metti ansia. Diavoletti, la lumaca vuole rapirmi, vuole rapirmi. Adesso dove sei, lumaca? Cosa? È sotto la scrivania? Diavoletti, la lumaca è sotto la mia scrivania? Guardate, diavoletti, la lumaca è qui sotto. Lumaca, vai via! Per favore, vai via! Anto, sbrigati! Oh, diavoletti, la lumaca! Vinci, la lumaca è proprio lì! Io ho paura! Potrebbe rapirmi! Francesca, mi fai compagnia? Vinci, vieni a farmi compagnia! La mia risposta? Ritorna subito a disegnare la lumaca! Dai! Oh, diavoletti, perché Vinci e Francesca non mi ascoltano? La lumaca è proprio qui sotto! Cosa? La lumaca è sparita? Chissà dov'è adesso? Se non ti sbrighi potrebbe ritornare, quindi disegna una lumaca perfetta. Ok. Oh, fa molta attenzione alla lumaca, fa molta attenzione. È meglio che vai da Vinci e Francesca.
Se no potrebbero rapire anche te. Ok, diavoletti, adesso impegniamoci. Dobbiamo disegnare la lumaca che adesso è proprio sul soffitto. Guardate, la lumaca è sul soffitto. Guardate, diavoletti, ho veramente molta paura, molta paura. Ehi, vedete anche voi la lumaca sul soffitto? Francesca, dobbiamo fare molta attenzione, sbrigatevi. Ok, dobbiamo disegnare, anche se la lumaca mi sta spiando dal soffitto. Ok, come si disegna una lumaca? Ok, diavoletti, ho veramente molta paura. Ok, diavoletti, attenzione. Ok, dobbiamo disegnare la lumaca perfettamente. Vinci, io sono pronto. E se anche questa volta perdessi? Dobbiamo stare molto attenti. Vinci e Francesca stanno continuando a disegnare. Ok, ok. Diavoletti, iniziamo. Ok, come si disegna una lumaca? Così? Sì, questi sono gli occhi della lumaca. Li ho fatti proprio bene. Ok, piano piano. Adesso disegniamo l'occhio della lumaca. Ecco fatto. Adesso proprio così, sì. Sto disegnando molto bene. Ok, questi sono gli occhi. Vi piacciono? Ok, adesso disegniamo il corpo della lumaca, la faccia della lumaca, ci manca tutto. Ok. Ok, piano piano. Ok. Diavoletti, il collo, adesso ci manca il collo. Ok, diavoletti, sto disegnando una lumaca. Sto disegnando una lumaca. Adesso devo fare il guscio? Sì, mi manca il guscio. Ok, saprò disegnare il guscio? Oh, sicuramente Vinci e Francesca stanno disegnando qualcosa di bellissimo. Impegnati. Oh, Vinci, basta dire impegnati. Anto, muoviti perché la lumaca ci sta spiando. Oh, Francesca, fa molta attenzione. Anche tu, Vinci. Diavoletti, dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Ok, iniziamo a disegnare il guscio. Come si disegna il guscio? Ok, ho disegnato il guscio. Ecco fatto. Adesso manca la bocca, sì, proprio la bocca. Adesso, oh, ho sporcato il foglio. Adesso disegniamo la bocca. Ecco fatto. Sembra la lumaca di Garten o Ben Ben? Dai, un pochino sembra. Adesso dobbiamo solo colorare. Dobbiamo colorare la lumaca. Dai, coloriamo la lumaca. Oh, mancano i denti. Mancano i denti? Diavoletti, questa volta noi non possiamo sbagliare. Se no, noi potremmo essere rapiti. Io sono a 0, Vinci e Francesca sono a 1. Disegna quei denti per bene, altrimenti potresti vederli dal vivo mentre ti mordono. Oh, Vinci, shh. Ok, disegniamo i denti. Ok, ecco fatto, ho disegnato i denti. Adesso coloriamo, sbrighiamoci perché la lumaca ci sta spiando. Ecco fatto. Ho finito. Avete finito? Anch'io. Abbiamo finito. Oh, diavoletti, vi piace questa lumaca? Dai, questa volta l'ho fatta bene. Dai, fai vedere la tua lumaca. Vinci, questa volta l'ho fatta bene? Wow. Bellissima. Wow. Bellissimo, sì. Ban Ban, cosa ci fai qui? Bravo! Bravo, grazie! Oh, Ban Ban ti ha fatto un complimento! Ok. Mi emoziono. Adesso okay. Vediamo i vostri disegni, vediamo i vostri disegni. Preparatevi tutti a vedere il disegno di Vinci. Vogliamo vedere tutti il disegno di Vinci, vai Vinci! Cosa? Questo è il disegno di Vinci, super bellissimo! Ecco la mia lumaca di Garten o Ben Ben. È uguale, Vinci, la tua è uguale! Ok, ma adesso tocca a Francesca. A me non piace molto. Francesca, cosa hai combinato? Oh, diavoletti, qual è il disegno peggiore? Oh, Francesca? Francesca? Francesca, guardate. Vinci o Anto? Questa volta secondo me me la cavo. Francesca ha disegnato una lumaca un po' distorta. Anche se ce l'ha messa tutta. Ok, diavoletti, adesso Ban Ban deciderà il risultato. Secondo voi, qual è il disegno peggiore? E ricordatevi che chi avrà meno punteggio alla fine verrà rapito. Chi avrà meno punteggio alla fine verrà rapito. E adesso io sono a 0, voi siete a 1. Ok, chi sarà a perdere adesso? Chi perderà? Chi perderà?
Qual è il disegno peggiore? Forse perderò io. No, perderò io. Oh, forse perderà di nuovo Anton. No, Anton non può perdere ancora perché... Vince! Ecco il vostro punteggio. Il disegno peggiore è quello di Francesca. Francesca, quindi adesso io sono a uno! No, ce l'hai fatta, ce l'hai messa tutta male, Francesca. Vinci è a due, Francesca è a uno. Quindi io e te, Francesca, siamo in pareggio. Sì. Ho il punteggio più alto? Sì, hai il punteggio più alto. Sono a due, sì, voi ma Francesca, dobbiamo parlare. Sì. Corri, Francesca, corri. Francesca, dobbiamo impegnarci. Ok, adesso stiamo parlando segretamente. Vinci non sa niente. Diavoletti, dobbiamo impegnarci. Francesca, promettimi che ti impegnerai perché noi potremmo essere rapiti. Siamo uno ad uno in pareggio. Te lo prometto. Ok. Francesca, io non voglio essere rapito e anche tu non devi essere rapita. Ok. Diavoletti, dobbiamo disegnare molto bene perché Vinci disegna molto bene. Possiamo farcela. Sì, ma uno di noi due alla fine... verrà rapito. No. Ok. Dai, torna in postazione. Sì. Ok. Ok, Jumbo Josh ha detto che i miei disegni sono bellissimi. Jumbo Josh ti sta facendo i complimenti. Vinci, sono bellissimi. I disegni di Vinci sono bellissimi. Oh, Jumbo Josh. Ok, ma sono contento per te. Diavoletti, adesso qual è il prossimo disegno? Il terzo mostro che dovete disegnare è Nab Nab. No. Attenzione. Dovete disegnare molto bene. Nab Nab? Chi è questo mostro Nab Nab? È il mostro dalla bocca gigante. Quindi dobbiamo disegnare Nab Nab. Bene, ecco a te. Francesca? Il tuo foglio, Anto, impegnati. Diavoletti, questa volta non disegnerò molto bene. Ok, devo mettercela tutta. È uscita la foto di Nab Nab. Adesso ci tocca disegnare Nab Nab. Oh, Nab Nab, questo mostro gigante. Sembra essere molto facile, quindi potete farcela, dai Francesca. Era proprio di... Francesca! Nab Nab, ti sta spiando, Francesca! Ok, Francesca, secondo me ti sta spiando perché tu sei stata... l'ultima a perdere. Esatto. Del turno precedente, quindi adesso devi impegnarti, non puoi perdere ancora. Ce la metterò tutta. Nab Nab ti sta continuando a spiare. Attenzione, Francesca. Ok, Nab Nab è proprio fuori la finestra, guardate. Nab Nab, vai via, perché ci stai spiando? Perché stai spiando Francesca? Oh, è andato via. Ok, Diavoletti, controlliamo un attimino. Nab Nab. Nab Nab è sparito? Chissà dov'è adesso? Ok, noi andiamo a disegnare. Francesca, impegnati. Impegnati questa volta. Sì, e fallo anche tu però. Ok, Diavoletti. Ecco Nab Nab. È uscito anche sul computer. Oh, non devi stare con me. Stai con Vinci. Io ho la probabilità di perdere. Mentre Vinci disegna disegni veramente bellissimi. Ok? Vai da Vinci. Ho paura, tu potresti essere rapito. Iniziamo, Diavoletti, iniziamo. Nab Nab ci sta spiando. Dobbiamo stare molto attenti. Sta spiando Francesca. Quindi Francesca deve fare molta attenzione. Ok. Chissà chi verrà rapito. Io, Francesca? Huh? Ok, iniziamo a disegnare. Iniziamo a disegnare. Ce la faremo. Ok, il cappellino. Questo è il cappellino di Nab Nab. Ecco fatto, sembra un cappellino delle feste. Eh sì, guardate. Ok, adesso facciamo la testolina di Nab Nab. Ecco fatto. Adesso i tre occhi. Sì, perché Nab Nab ha tre occhi. Oh, che ansia. Nab Nab stava spiando Francesca con questi tre occhi. Io ho veramente molta paura. Ok, ecco fatto. Ho disegnato i tre occhi. E adesso mancano queste braccia. E queste braccia potrebbero rapire Francesca dalla finestra! Eh sì, potrebbero rapire Francesca dalla finestra! Adesso le braccia veramente molto particolari! Ok, ecco fatto! Sto disegnando molto bene, Nab Nab! E adesso... Ecco fatto! Diavoletti? Molto bello! Adesso il corpo... poi la bocca super gigante. Anto! Vinci, che c'è? Ho veramente molta paura, il mio Nab Nab non sta venendo molto bene. Il tuo Nab Nab non sta venendo molto bene.
Sono caduti tutti i pennarelli, Vinci, fa molta attenzione. Ok, va bene, ritorno a disegnare. Che ansia, Vinci, cosa hai combinato? Ok, adesso le gambe. Wow, il mio nab-nab sta venendo molto bene. Ok, quell'altra gamba. Ecco fatto. Adesso mancano i denti aguzzi. Questi denti aguzzi potrebbero mangiarci. E questi denti aguzzi potrebbero rapirci. Ok. Ecco fatto. Adesso dobbiamo solo colorare Nab-Nab. Ok, dobbiamo fare molta attenzione. Ok, Nab-Nab è fuori la finestra. Vinci, girati, guarda. Francesca, sbrigatevi, sbrigatevi. Diavoletti, sta continuando a spiarci, Nab-Nab sta continuando a spiarci. Dobbiamo solo colorare Nab-Nab. Nab-Nab, non avvicinarti, non avvicinarti. Ecco fatto. Ho disegnato Nab-Nab. È bello? Sì, è molto carino. Adesso dobbiamo andare a controllare i disegni di Vinci e di Francesca. Terminato. Anch'io. I vostri disegni sono più belli? Non lo so. Oh, diavoletti, questi sono tutti disegni. Ok, questo è quello di Francesca, quello più bello. Guardate, questo è quello di Francesca. Francesca, come hai fatto? Non lo so, mi sono impegnata con i tuoi discorsi motivazionali. Ok. Questo è il mio. Non è bello come quello di Francesca. E questo è quello di Vinci. È molto più bello del mio. Ok, diavoletti, qual è il disegno peggiore? Qual è il disegno peggiore? Francesca? Anto? O Vinci? Scopriamolo, scopriamolo. Chi ha disegnato? Male. Nab-Nab? Io non voglio essere rapito. Francesca, questa volta vincerai, quindi questa volta perderò io. Oh no, non voglio questo. Oppure potrei perdere io. Oh, chissà, che ansia, diavoletti, che ansia. Cosa? Sta per dire il perdente? Ok, ascoltiamo Ban Ban. Ascoltiamo Ban Ban. Ecco il vostro punteggio. Il disegno peggiore è quello di Anto. Anto? Vinci? Il disegno peggiore è il mio? No, non ti sei impegnato abbastanza neanche questa volta. Oh, cosa? No. Ancora questa X sul tuo disegno. Diavoletti, Francesca corretto. Anto sbagliato. E io corretto. Vinci, purtroppo dobbiamo salutarci, dobbiamo salutarci. Ho il punteggio più basso. Ma dai, no. Allora Vinci, il mio punteggio è 1. Il punteggio di Francesca è 2. E il tuo punteggio è... 3. Eh sì, il tuo punteggio è 3. Il tuo punteggio è quello più alto. Ma quello di Francesca più alto del mio. E il mio è quello più basso. Quindi sarò rapito. Io sarò rapito. Aspetta, lasciami parlare. Magari ci sarà un altro disegno da fare. Quindi il punteggio potrebbe sempre cambiare. Ehi, mostri. Come faccio? Dai, mostri di carte no ben ben. Venite a rapire me. No, così, sono pronto ad essere rapito. Io sono pronto ad essere rapito. Il mio punteggio è quello più basso. Quando la smette? Ehi, mostri. Spero presto. Dove siete? Mostri! Anto, la smetti? Venite a rapirmi, Obin a bordo! Venite a rapirmi! Puoi farcela! Il punteggio è quello più basso! Di certo ci sarà un altro disegno, ma... sono certo che ci sarà, perché sai chi manca? Chi manca? Il nuovo mostro di Garten non ben ben, lo sceriffo! Lo sceriffo? Il quarto mostro che dovete disegnare è lo sceriffo! Lo sceriffo! Ultimo disegno! Sbrigatevi! Vinci, lo sceriffo, dobbiamo disegnare lo sceriffo. Ok, questa volta è la mia occasione per recuperare. aumentare di punteggio. Sì, puoi recuperare ancora, esatto. Sei ancora in tempo, quindi impegnati tantissimo a disegnare questo sceriffo. Diavoletti, lo sceriffo è qui, lo sceriffo è sul computer. Okay. Ok, diavoletti, dov'è il marrone? Dobbiamo prendere il marrone. Ma aspettate, mi scappa la plin plin. Devo andare un attimo in bagno. Vinci, vado un attimo in bagno. Non hai tempo da perdere. Vinci, aspetta, devo andare un attimo in bagno. Ok, diavoletti, minuti, soltanto 2 minuti. Vado un attimo in bagno, ok? Un attimo. Ok, diavoletti, devo andare un attimo in bagno. Eh sì, perché mi scappa la plin plin. Ok, andiamo in bagno. Cosa? Diavoletti, guardate, lo sceriffo è proprio vicino il bidet.
Ehi, sceriffo, vai via, devo fare la plin plin. Vai via, sceriffo. Io non posso andare in bagno? Non posso andare in bagno? Lo sceriffo è in bagno. Lo sceriffo è proprio in bagno. E io non posso entrare, non posso entrare. Lo sceriffo potrebbe rapirmi. Che succede? Lo sceriffo è in bagno, quindi non posso andare in bagno. Quindi mettiti lì a disegnare lo sceriffo. Vince e Francesca stanno disegnando già lo sceriffo. Non sbirciare. Oh, dai, posso vedere almeno un minuto? No. Oh. Rimettiti nella tua postazione. Ok, chissà come stanno disegnando. E il nostro cagnolino è lì molto ansioso. Ehi, Hop, come stai? Diavoletti, il nostro cagnolino è molto triste. Io mi impegnerò tantissimo. Oh. Ok, andiamo, diavoletti, perché lo sceriffo è proprio in bagno. E se io voglio andare in bagno, devo disegnare bene lo sceriffo. Così aumenterò di punteggio. Ok, dai, iniziamo a disegnare. Iniziamo a disegnare. Dobbiamo fare molto bene lo sceriffo. Ok, iniziamo. C'è questo piccolo cappellino sulla sua testa. Ok, disegniamo il piccolo cappellino. Ok, ecco fatto, questo è il piccolo cappellino. La la la. Ecco fatto, l'ho anche colorato. Ok, questa è la testa. Adesso gli occhi. Ok, sto disegnando molto bene lo sceriffo. Dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Io voglio andare in bagno, perché non posso andare? È tutta colpa dello sceriffo. Sembra lo sceriffo? Diavoletti, mi sto avvicinando? Dai, speriamo di sì. Ok, adesso i denti. Ecco fatto. Dai, sembra la faccia dello sceriffo. Sì, è uguale, guardate. Ok, questa volta vincerò io, dai. Questa volta vincerò io. Ok, adesso il corpo. Ok, diavoletti, ho fatto uno sceriffo super bello, che ne dite? Ok, adesso manca proprio la stella dello sceriffo. Eh sì, qui c'è la stella dello sceriffo. Adesso la disegniamo. Ok, ecco fatto, ho fatto la stella dello sceriffo. Adesso dobbiamo colorare tutto. Dobbiamo proprio colorare tutto. Eh sì, di marrone e poi la stella di colore giallo. Diavoletti, dobbiamo stare molto attenti. Lo sceriffo è in bagno. E poi io ho veramente molta ansia, perché appena questa challenge finirà, quello che avrà il punteggio più basso verrà rapito. E io sono la persona ad avere il punteggio più basso. Vince Francesca? Hanno il punteggio più alto. Ok, adesso dobbiamo colorare, dobbiamo colorare. Ecco fatto. Ho finito. Anche voi? Anche io ho finito. Oh, diavoletti, guardate. È proprio lo sceriffo, questa Anto, volta... Mi dispiace dirtelo, ma i nostri disegni sono veramente impeccabili. Esatto. Sì? Uh-huh. Oh, Francesca, come hai fatto a fare lo sceriffo in questo modo? È quasi perfetto, guarda. È perfetto. E poi qui c'è Vinci. È anche perfetto. Ok, vi faccio vedere il mio. Fra 3, 2, 1. Ecco fatto. È quello più brutto, perché non sembra lo sceriffo. Sì, è un po' più grande dello sceriffo rappresentato in foto, ma è comunque super bellissimo. Complimenti. Vinci, di sicuro io perderò, perché quello di Francesca è super bello. Il mio non è bello, è troppo grande per essere lo sceriffo. Ma dai! Il tuo sembra proprio lo sceriffo. Sì, ma il tuo è veramente molto carino ed è speciale. Non è speciale? Cosa? Ascoltiamo. Cosa? Ecco il risultato finale. Anto, hai perso. Cosa? Devi essere rapito. No! Devi lasciare Vinci. No, no! Vieni con me. Aiuto! Ehi! Oh. Vinci! Anto. Francesca! Francesca! Siamo qui! Mi vedete? Sì, sì! Sono qui con Ban Ban! Vedo anche la lumaca! Cosa? Aiuto! Oh. Per favore, salvatemi! Oh, Francesca, è veramente terribile! Anto adesso è nel telefono con Ban Ban! Ok, controlliamo ancora una volta. Il telefono si è spento! Anto non è più qui!
Cosa? Anto non è più qui. Era proprio qui accanto a noi. Sì. Questa era la sua postazione. Qui. Si metteva sempre a disegnare. Guardate, qui c'è la foto del nostro ultimo disegno, lo sceriffo. E qui ci sono tutti i suoi colori. E questa era proprio la sua sedia. Quindi adesso mi metterò a piangere su questa sedia. Sono molto triste anch'io. Secondo te c'è una soluzione? Hai un'idea? Ok, non possiamo entrare nel telefono perché non sappiamo come si entra nel telefono. Non sappiamo dove si trova. Ok, secondo te cosa dobbiamo fare? La situazione è molto triste. Sai cos'è successo? Uno dei miei idoli, Anto, è stato rapito. Oh no, Anto è stato rapito. E io non voglio lasciarmi per sempre con Anto, quindi adesso farò qualcosa. Oh, ok, cerchiamo di chiamare Bamba. Sì. Forse ci risponderà. Se volete salvare Anto, Vinci deve riuscire a disegnare Opila l'uccello perfettamente. Opila Bird? Eh sì. Ok. Sì. Ecco Opila Bird, è proprio qui. Disegniamo bene. Hai sentito? Cosa? È questo da dove è spuntato adesso? Che cos'è? È un foglio bianco. È un foglio bianco, sì. Adesso mi è tutto chiaro. So a cosa serve questo foglio bianco e tu lo hai capito? Disegnare Opila Bird. Esattamente, Francesca. Quindi questo significa che Opila Bird? Sì. Come non detto? Guarda, qui è pronto il disegno di Opila Bird. Quindi devo ricopiare questo disegno perfettamente su questo foglio bianco. Eh sì. Secondo te ce la farò? Ce la farai. Cosa? Francesca, guarda lì chi c'è. Oh, lì c'è Opila Bird. Eh sì. E sembra essere molto triste. Oh, secondo me è triste perché Anto è stato rapito. Non è carino? Sì, è tanto carino. Ok, ok, quindi anche Opila Bird conta su di me. Opila Bird vuole essere visto qui sopra. Guardate, sembra molto complicato. Ok, okay, vai. Iniziamo a disegnare Opila Bird. Deve essere un disegno perfetto. Come sta avvenendo, diavoletti? Ci sono? Secondo voi ci sono? Ok, facciamo così. Questo è il becco di Opila Bird. Disegniamo il becco. Adesso dobbiamo fare qui una curva. Poi qui il becco appuntito che arriva fin qui. Poi la bocca, la parte inferiore. Cosa ne pensi? Dai, impegnati di più. Cosa? Tu dici che devo impegnarmi di più? Sì. Ok, qui facciamo l'ala di Opila Bird. Deve essere perfetto. Perfetto, hai proprio detto bene. Perfetto. Ok, sembra molto difficile. Sembra molto difficile. Ok, Francesca, riprendi qui. Così i diavoletti potranno vedere come disegno bene Opila Bird. Passiamo alle zampette di Opila Bird, che sono molto lunghe. Ok, facciamo così. Così, così. Poi facciamo qui un'altra zampetta. Francesca, aggiornami, come sto andando? Quasi identico. Non è identico del tutto? Perché quel quasi? Ok. Passiamo ai colori, passiamo ai colori. Sai perché l'ho fatto? Forse è quello che manca, i colori. Vinci, dai, dobbiamo sbrigarci, Anto è nel telefono. Sì, sto facendo il più in fretta possibile. Sbrigati. Ok. Noi diavoletti riusciremo a rivedere Anto nei video. Ok, certo, certo che sì, perché adesso io sto per colorare Opila Bird e ne uscirà fuori un disegno perfetto. Ho finito. Che ne dici? Diavoletti, cosa ne dite? Cosa ne pensate? Perfetto. Sì, tu dici che è perfetto? È identico. Ok, quindi adesso avviciniamoci al telefono dove prima ha parlato Bambam. Forse sì, ci dà qualche aggiornamento? Sì. Ok. Bambam! Ehi, Bambam! Ecco il mio disegno. Aspetta, tieni un attimo. Sì. Manca il nome, manca il nome. Ok. Ecco, questo è il disegno che ha fatto Vinci. Perché rivoglio Anto. Dai Bamban, forza, aspettiamo la tua mossa, non è vero? Sì. Ok. Ecco. Vinci, hai disegnato Opila perfettamente. Adesso torna da te. È sparito. Anto è sparito dal... Oh, è nella stessa identica posizione. Eri proprio qui nel telefono, ma adesso sei qui perché ho disegnato Opila perfettamente.
Oh sì. Non sto capendo niente. Cosa è successo? Diavoletti, ma cosa è successo? Ero in un telefono. Sì, eri nel telefono, ma io ho disegnato Opila perfettamente, quindi adesso sei qui. Oh, ci sei mancato tantissimo. Diavoletti, io sono stato rapito dai mostri di Garten Obben Ben, veramente? Sì, eri proprio nel telefono insieme a Bambam, non è così? Sì. Quindi mi avete salvato? Sì. Oh, meno male che sono uscito da quel telefono. Come ti sei sentito? Molto male, ho visto tutti i mostri di Garten Obben Ben in quel telefono. Anche i nuovi? Anche Chef Pigster? Sì, Chef Pigster era gigante. Datemi una mano. Oh, chissà cosa succederà. Diavoletti, date un voto al disegno di Vinci. Date un voto da 1 a 10. Adesso Francesca darà il suo voto. Dai. Il 10. 10! E vince! Diavoletti, io non sono Anto e non sono neanche Vinci. Eh sì, sono una loro fan e oggi sono venuta a casa loro. Lasciate un mi piace per vedere Anto e Vinci. Oh, eccoci! Ciao, Diavoletti! Eccoci! Wow! Diavoletti, questa persona è una nostra fan e oggi si chiama... è a casa nostra. Sì, e si chiama... Francesca. Ciao Francesca, abbraccino. Diavoletti, oggi la nostra fan è venuta a trovarci. Eh sì, e il nostro cagnolino è molto felice. Sei felice? No, adesso è molto stanco, ma è felice molto della nostra fan, volete vedere? Guardate. Tu vuoi bene? Tu vuoi bene alla nostra fan? Non vuoi bene alla nostra fan? Sei geloso? Dai. Perché il nostro cagnolino è geloso della nostra fan? Forse adesso è solamente un po' stanco. Ok, Vinci, ma... Ok, Francesca, tu hai una domanda per i diavoletti? Dai, Francesca, pensaci, nella tua testolina c'è una domanda che vuoi fare ai diavoletti? Certo che c'è, dai! Per uscire, dai. Qual è la domanda, forza? Tutti stiamo aspettando la tua domanda? Francesca! Scrivete nei commenti l'iniziale del vostro nome. Cosa? Oh, bello! Questo sì che è bello. Ok, diavoletti, commentate qui sotto con l'iniziale del vostro nome. Noi leggeremo tutti i commenti e saluteremo qualcuno oggi. Salutiamo? Salutiamo. Ora sto leggendo i commenti. Sto leggendo i commenti. Quindi commentate tutti quanti con l'iniziale, cioè la lettera iniziale del vostro nome. La mia è la A, perché mi chiamo Anto. La tua? La mia è la F, perché mi chiamo Francesca. E la mia è la B di Vinci. Ok, adesso salutiamo. Preparatevi. Salutiamo Gabri. Ciao Gabri. Ciao Gabri. Ok, che bello, stiamo leggendo tutti i commenti. Okay. Anto, ma sai perché io ho messo gli occhiali? Voglio uscire. Cosa? Vuoi andare a fare una passeggiata? Anche io voglio uscire. Ok, noi vogliamo uscire, quindi dai. Devo andare a fare una passeggiata con una fan e Vinci? Dai. Oh, che bello! Ok, andiamo. Aspettate, devo andare un attimo in bagno. Ok, ma sbrigati, 2 minuti, dobbiamo uscire. Ho messo già gli occhiali, sbrigati. Ehi, Francesca, dove vai? In bagno? Diavoletti, sono tanto felice. Farò finalmente una passeggiata con i miei idoli, Anto e Vinci. Adesso però vado un attimo in bagno. Bambam, ma che ci fai qui? Non puoi andare in bagno. Cosa? Non puoi andare in bagno? Perché? Controlla il telefono. Ciao Francesca, mi senti? Sì. Sono Bambam, oggi devi seguire le mie regole. Mi ascolti? Sì. Bene. Oggi Anto e Vinci dovranno dirti di sì per 24 ore. Loro dovranno risponderti sì per 24 ore. Fai tantissime domande epiche. Non devi essere buona. Accetti? Certo. Ok, hai accettato. Devi essere cattiva con le domande. Farò tantissime domande cattive. Grazie, mamma. Ok. Diavoletti, guarda... Francesca! Cosa hai fatto tutto questo tempo? Ci hai messo veramente tantissimo tempo, quindi sono molto arrabbiato con te. Ero in bagno, scusate. Sì, ma sei in bagno da mezz'ora? Sì, da mezz'ora che sei in bagno. Cosa stai facendo in bagno? Cosa hai fatto in bagno? I miei bisogni? Ok, diavoletti,
voi ci credete alla nostra fan? Francesca, io ti vedo molto sospetta. Tranquilla, Francesca, tanto io investigherò su di te. Chissà cosa ci nascondi. Ho una notizia da darvi. Una notizia da darci? Sapevo che c'era qualcosa sotto. Francesca, okay. Cosa vuoi dirci? Cosa è successo in bagno? Beh, io oggi dobbiamo fare una challenge. Una challenge? Quale challenge vuole fare la nostra fan? Cosa? La nostra fan vuole fare una challenge? Dai, di pure la tua challenge. Dovrete? Dirmi cosa? Sempre e solo sì. Sì? Per tutto il giorno. Cioè per 24 ore? Stai esatto. Insinuando che dobbiamo dirti sempre di sì per 24 ore? 24? Esatto. 2, 4? Diavoletti, la nostra fan vuole che noi diciamo sì per 24 ore? Sì, certo, sì. Di certo sarà successo qualcosa in bagno, ma adesso non entriamo nei particolari. Ok, accettiamo. Ok, Francesca. Vai! Quindi noi dobbiamo uscire? No, decido io. Cosa dobbiamo fare? Chiusi in casa. Cosa dobbiamo fare qui dentro? Sai perché io indosso gli occhiali? Perché? Perché volevo uscire. Quindi adesso cosa decidi di fare? Io non voglio uscire, quindi resteremo qui. Ok, diavoletti, questa giornata non mi piacerà. Ma voi restate con me perché Francesca è molto sospetta. Eh sì, perché dobbiamo fare questa challenge con la nostra fan? Dobbiamo dire solo sì alla nostra fan per 24 ore a qualsiasi domanda. E non è che fa qualche domanda un po' paurosa? Ok. Io volevo solamente uscire, sono molto triste. Dai Vinci, vieni qui con me, vieni con me. Ok. Diavole. Ehi, dove andate? Siediti, vai a sederti un attimino. Io e Vinci dobbiamo parlare. Va bene. Vinci, dobbiamo stare molto attenti. Cosa sta facendo la nostra fan? Non lo so. Diavoletti. Abbia brutte intenzioni. Si sta preparando. Andiamo a vedere, diavoletti. Ok. Francesca, fai vedere quello che stai facendo. Cosa stai facendo? Guardate, che bello questo iPad. Vorrei tanto averne uno. Cosa? Diavoletti? Francesca sta guardando la foto di un iPad? Stai fissando la foto di un iPad sul tuo cellulare? Sì, è bellissimo. Okay. Vorrei chiedere ai miei genitori. Oh, vuoi chiedere ai tuoi genitori di comprarti? Sì, mi sembra un'ottima idea. Oppure... No, noi no. Sta per fare la domanda. Tanto Vinci, mi comprate questo iPad? Cosa? Dobbiamo comprarti un iPad? Sai che la challenge è? Diciamo solo sì per 24 ore, quindi dobbiamo rispondere sì. Ok, ma quindi comprare l'iPad significa che noi dovremo uscire? Sì. Ma ti rendi conto? Adesso dobbiamo dire per forza di sì. Ok. Anto, Vinci, mi comprate questo iPad? Eh sì, non abbiamo altra scelta. Andiamo a comprare un iPad alla nostra fan. Dai, andiamo. Adesso ti compriamo un iPad. Che bello, è sempre stato il mio sogno. Volevo sempre comprare un iPad. Bene, oggi si realizzerà il tuo sogno. Perché noi dobbiamo dirti per forza di sì. Ok, diavoletti, ma adesso è l'iPad. E se dopo sarà un'auto? Diavoletti, non è che la nostra fan vuole una Ferrari? Una ferracosa? Ok, Francesca, usciamo. Sì, usciamo. Okay. Diavoletti, la nostra fan ha fatto questa challenge veramente molto pazzesca. Ok, diavoletti, siamo proprio nel negozio dove ci sono tutti gli iPad. E qui ci sono tantissimi iPad di tutti i colori. Dai, okay. Francesca, la scelta è tua. Francesca, adesso devi scegliere tu perché siamo in questo negozio. Dobbiamo comprare tutto quello che la fan dice. Eh sì, perché dobbiamo dire sempre di sì per 24 ore. Cosa guardi? Vuoi questo qui? No. No? No. Oh, diavoletti, quale vuole? Francesca, mi piace questo. Ti piace questo modello? Sì, sì. E qui ci sono tantissimi colori, diavoletti. Quale colore compriamo? Ok. Ambarabacci cicco cicco. Cosa? Vinci? Viola, dobbiamo prenderlo viola. Ok, quindi... Oh, dobbiamo comprare un iPad viola per la nostra fan. Ok, Francesca, ringraziaci. Grazie. Un abbraccio a Vinci. Grazie, Vinci. Ok, diavoletti. Sei felice? Tantissimo. Oh, è molto felice. È il mio sogno più grande, avere un iPad. Ok, e cosa farai con quest'iPad? Guarderò i vostri video, ovviamente. E giocherò a Garden of Batman. Wow. Wow.
Ok, dobbiamo comprare un iPad alla nostra fan. Andiamo. Ok. Lo stiamo comprando, ti piace? Tantissimo. Ok, diavoletti, adesso compriamo l'iPad e la nostra fan porterà l'iPad a casa. Finalmente. Che bello. Abbiamo regalato un iPad alla nostra fan. Sì. Che bello, la nostra fan ha un iPad ed è emozionata. Sì, si emozionerà ancora di più quando aprirà l'iPad perché è mega gigante. Ok, siamo pronti, siamo tutti pronti. Dai, siamo con te. Dai, diavoletti, che bello, non vedo l'ora di vedere la sua reazione. Sarà epica, dai. Oh, cosa? Diavoletti, sta prendendo l'iPad super gigante. Oh, è il sogno della mia vita. Ok, il colore lo abbiamo estratto, ma ti piace almeno? Dai, aprilo, tutti quanti vogliamo vederlo aperto. Sì. Aprilo, ma attenzione a non romperlo. Dai. Ok, diavoletti, la nostra fan sta aprendo il suo regalo. Beh, regalo no, perché ci ha costretti, perché stiamo facendo questa challenge. Non rovinare il momento. Ok, oh, sta per piangere, sta per piangere. Vai, siamo con te, apri, apri. Sta piangendo, diavoletti. La nostra fan sta piangendo. Wow. Siamo molto emozionati, siamo molto emozionati. Ok, Vinci, sta prendo l'iPad, sta prendo l'iPad. Sarà una mega sorpresa. Sì, una mega sorpresa. Dai, Francesca, apri. Siamo tutti con te, apri. Oh. Guardate, è super gigante, ti piacerà tantissimo. Oh. Cosa? Non piangere, Francesca. Oh, ti abbiamo resa felice? Tantissimo. Oh, che adesso bello. Adesso sei felice? Tantissimo. Ok, ma questa challenge oggi continua. Wow. Ok, questo colore è il colore viola. Oh, diavoletti, questo è l'iPad della nostra fan. Sta piangendo, sta piangendo. È super bellissimo. Oh, adesso lo abbraccerai tutte le notti? Sì, penserò a voi. Oh, ok. I miei idoli mi hanno regalato un iPad. Oh, che bello. Abbiamo regalato un iPad alla nostra fan. Adesso cosa ci aspetterà questa giornata? Oh, la nostra fan sta continuando a piangere, sta fissando quell'iPad. Ma adesso, Vinci, adesso la nostra fan cosa chiederà? Ok, la nostra fan è molto felice, molto felice. Molto. Oh, sta abbracciando l'iPad e lo sta baciando. Ok, Vinci, ma adesso noi possiamo anche andare a casa, spero. Ti ho sentito. Ci hai sentiti? Sì. Ok, possiamo andare a casa? Oh, sì, certo che sì. Un'altra richiesta da farvi. Un'altra richiesta? Ehi, basta, basta, dai, troppe domande. Stai esagerando. La nostra fan vuole farci un'altra domanda dopo che ha avuto iPad. No, per favore, non posso dirlo. Ok. Esatto. C'è un altro mio sogno. Un altro tuo sogno? Sì, sì. Che noi dovremo realizzare, non è così? Esatto. Oh, diavoletti, cosa vuole adesso la nostra fan? Mostraci cosa vuoi. È sul telefono il segreto? Sì, sì. Lo mostrerò soltanto se tutti commenteranno con un cuore rosso. Tutti devono commentare con un cuore rosso? Ok, sì, diavoletti, sì. Andate a commentare. Ok, fatto. Dai, mostralo, mostralo. Guardate quanto è carino. Oh! Cosa? Perché hai questa foto di un cane sul telefono? Potete comprarmelo. Oh, vuoi comprare un cagnolino? Cosa? Sì. No, diavoletto. Questo è il tuo più grande sogno? Sì. Un cane ha bisogno di cure, di affetto. Tu potrai dare affetto e cure al cane? Certo, ovvio. Oh, con tutto il tuo cuore? Certo. Quindi sei tu... Sei sicura? Sì. Quindi tu vuoi veramente un cane? Sì. Lo voglio, è sempre stato uno dei miei più grandi sogni. Cosa? Diavoletti? Adesso dobbiamo comprare un cane alla nostra fan. Ok, quale cane? Vinci, aspetta, fammi un attimo ragionare. Ma quale cane dobbiamo comprare? Un chihuahua? Oppure un pitbull? Oppure un carlino? Un carlino? Noi non possiamo dire di no, quindi adesso dobbiamo comprare un cane alla nostra fan. Oh, diavoletti, noi non possiamo dire no. Noi non possiamo dire no. Mi comprate un cane? Mi comprate un cane? Ehi, Francesca, dobbiamo risponderti per forza? Sì. Sì, sì. Noi ti compriamo un cane, sì. Dobbiamo andare a comprare un cane? Oh no. Sbrigatevi. Dobbiamo anche sbrigarci? Diavoletti, che bello. Anto e Vinci, i miei idoli, stanno per realizzare un altro mio più grande sogno. Mi compreranno un cagnolino. Che bello, sono molto felice. Lo chiamerò
Diavoletto, proprio come noi diavoletti. Francesca! Oh, mi stanno chiamando. Ok, diavoletti, la nostra fan ha gli occhi chiusi e stiamo andando a prendere il suo primo cagnolino. Si emozionerà tantissimo. Non vedete l'ora. Francesca, apri gli occhi. Oh, sei pronta per vedere il tuo primo cagnolino? Sì. Sei emozionata al massimo? Tantissimo. È sempre stato il mio sogno averne uno. Sì? Sì. E adesso che stai avendo un cagnolino, come ti senti? Molto emozionata. Oh, non vedo l'ora. Diavoletti, anche voi non vedete l'ora di vedere il cagnolino? Ma quando arriviamo? Quando arriviamo? Non lo so, aspetta un attimino. Stiamo andando a prendere il primo cagnolino di Francesca. Quindi la nostra fan oggi prenderà un cagnolino. Wow. Siamo felici per te, siamo felici per te. Anche i diavoletti sono tutti felici per te. Un cagnolino da riempire di amore e di coccole, no? Sì, sicuramente. Da riempire di coccole e di bacini. E come chiamerai il tuo cagnolino? Diavoletto. Chiamerai il cagnolino diavoletto? Sì. Wow, come i diavoletti. Sì, sì. Oh, che bello. Stiamo regalando un cagnolino alla nostra fan. Siamo arrivati, siamo arrivati. Sì, sì. Diavoletti, adesso Francesca vedrà il suo primo cagnolino. E da quanto tempo stai aspettando il tuo primo cagnolino? Da tutta la vita. Tutta la vita? Sì. Oh, che bello, diavoletti, che bello. E adesso quanti anni hai? Quasi 19. Oh, quindi è da 19 anni che aspetti un cagnolino? Sì, sì. Ok, Vinci è proprio lì che sta tenendo il cagnolino in braccio. L'abbiamo preso proprio per te, quindi vieni, seguimi, seguimi. Diavoletti, la nostra fan ha gli occhi chiusi e non vede proprio niente, ma lì, lì c'è Vinci, lì c'è Vinci. E questo è il nuovo cagnolino della nostra fan. Salutatelo. Ciao, ciao. Ok, adesso, fra poco puoi aprire gli occhi. Fra 3, 2, 1. Oh, vai, apri gli occhi. Apri gli occhi. Oh, il tuo primo cagnolino, amore a prima vista. Che bello, Vinci. Dai, fallo prendere in braccio. Tienilo tu, fa attenzione. Oh, che bello, stai piangendo? Diavoletti, la nostra fan sta piangendo. Oh, non è super carino, guardate, dà anche i bacini. Sì, come lo chiamerai? Diavoletto. Lo chiamerai Diavoletto? Sì, sì. Diavoletti, si stanno già innamorando, guardate. Oh, diavoletti, accarezza. Oh, gli ha dato anche il bacino, che bello. Oh, è super carino, guardate. Si stanno già affezionando. Diavoletti, vi piace il nuovo cagnolino della nostra fan? È super carino, non Sono credete? Sono super felice. Sei felice? È bello quel cagnolino. Wow, a tutti piace. Grazie. Il tuo nuovo cagnolino. Oh, super bellissimo. Adesso, il prossimo obbligo. Oh, qual è il prossimo obbligo? Dobbiamo farci una foto con Diavoletto e la dovete postare su YouTube. Cosa? Dobbiamo postare una foto con te e con il tuo nuovo cagnolino su YouTube? Sì, sì, mi piace l'idea, mi piace tantissimo. Ok, scattiamo una foto. Oh, chiamiamo la persona che prima ti ha fatto i complimenti. Scusi, sì. Ci può scattare una foto? Sì, va bene. Ok, stiamo scattando la foto. Oh, che bello. Oh, stiamo scattando la foto. Che bello, posteremo questa foto su YouTube. Che bello! Grazie mille! Oh, sei felice del tuo nuovo cagnolino? Tantissimo! Io sono super felice perché questo cagnolino è bellissimo! Questo cagnolino è super bellissimo e si chiama Diavoletto, proprio come tutti i diavoletti! Ciao Diavoletto! Dobbiamo postare una foto con te su YouTube! Come hai detto tu, sì. E noi non possiamo dirti di no! Sì, dobbiamo dire sempre sì alla nostra fan per 24 ore! Quindi adesso è un sì, posteremo la foto con te! Ma... che bello! Diavoletti! Quando finirà questa giornata? Quando finirà questa giornata? Spero il prima possibile! Ok Diavoletti, ecco la foto! Adesso la nostra fan pubblicherà la foto su YouTube! Guardate, abbiamo regalato un cagnolino alla nostra fan. Ha pianto. Ok, pubblica. Vai. Oh, la nostra fan sta pubblicando la foto. La nostra fan ha pubblicato una foto. Adesso la nostra fan è sul nostro profilo. Lasciate tantissimi mi piace, mi raccomando. Sì. È sempre stato il mio sogno stare sulla loro community. Che bello, è la giornata più bella della mia vita. E ho realizzato il sogno di stare nella community di Anto e Vinci. Questa challenge mi sta piacendo tantissimo. Continuiamo con domande cattive. Che bella questa foto, sono tanto tanto felice. Questo è il mio nuovo cagnolino, vi piace? Diavoletti,
adesso sta piovendo e noi siamo sotto la pioggia. E siamo con un ombrello. Okay. Possiamo... Ehi, Francesca, possiamo tenere l'ombrello? No. Come no? Cosa, dobbiamo farci il bagno, scusami? Sì. Cosa, vinci quindi? Ciao, ciao, ombrello! Adesso siamo sotto la pioggia. Diavoletti, non voglio stare sotto la pioggia! Oh no, ci stiamo bagnando tutti i capelli, Francesca, sei molto crudele. Ok, cosa dobbiamo fare per te adesso? Beh, ho notato... Che hai le mani un po' rovinate. Eh sì, ho le unghie tutte rotte. Guardate, diavoletti. Sì. Sono rotte. Sono molto rovinate. E quindi? Devi fare le unghie di Garden of Ben Ben. Cosa? Io devo fare le unghie di Garten of Ben Ben? Sì, sì. No, io non voglio, vado via. Devi dirmi sempre di sì. No, Anto, ehi, dove vai? Okay. Aiuto! Io nel frattempo riprendo l'ombrello. Io non faccio le unghie di Garten of Ben Ben, vado, scappo. Ciao. Ti ricordo che oggi è il giorno di challenge. Ok. Diavoletti, mi sono nascosto, mi sono nascosto. Dove sono Vinci e Francesca? Mi stanno cercando? Guardate, Vinci e Francesca mi stanno cercando. Tanto, dobbiamo dire sempre di sì. Ok, io non posso, non posso farmi le unghie di Garten of Ben Ben. Sapete cosa significa? Che dovrei farmi Jumbo Josh sulle unghie, cioè un'unghia verde con la faccia di Jumbo Josh. E io non voglio questo, non voglio farmi le unghie di Garten of Ben Ben. Oh, diavoletti, come faccio a scappare? Mi stanno continuando a cercare. Diavoletti, guardate, mi stanno cercando, mi stanno cercando. Ok. Cosa? Cosa ci fanno i mostri di gatto? Tanto, devi fare le unghie con le nostre facce, devi rispondere. No. Devi dire sì. Oh, si è spento il telefono. Diavoletti, avete sentito? I mostri di Garten of Ben Ben mi hanno detto che devo rispondere sempre sì. Oh, cosa? Vinci mi ha trovato. Vieni, sbrigati. Devo fare le unghie dei mostri di Garten of Ben Ben? Sì. Anto, non è male, guarda le mie. Qui c'è il mostro blu, il mostro blu dei Rainbow Friends, il mostro verde, arancione. Oh sì, guardate i denti aguzzi. Quindi, sono molto belle, Vinci. Ora ti faccio di nuovo la domanda. Vieni a fare le unghie di Garten of Ben Ben? Devo rispondere sì. Vado a fare le unghie dei mostri di Garten of Ben Ben. Ok, ma io non vedo l'ora, saranno bellissime. Sarà veramente molto pauroso, Vinci. Non ho il coraggio di fare le unghie dei mostri di Garten of Ben Ben. E se i mostri di Garten of Ben Ben ti rapissero? Aiuto! Potrebbero arrabbiarsi, no? Ok. Dobbiamo dire sempre sì alla nostra fan, quindi... Non è che forse hai cambiato idea? No. Vinci, dobbiamo dire sempre sì alla nostra fan, ricordi? Sì, certo che ricordo. Andiamo a fare le unghie dei mostri di Garten of Ben Ben. Ok, ma adesso l'ombrello almeno lo possiamo tenere? Sì, dai. Sì. Almeno questa volta possiamo avere l'ombrello. Ok, diavoletti, chissà dopo cosa chiederà. La situazione si sta facendo sempre più... non spaventosa. Lo so, ansiosa. Francesca è proprio lì e chissà cosa ci chiederà non adesso. Non vuole smetterla, non vuole smetterla per nessun motivo al mondo. Dopo... un'altra cosa molto rara. Cosa? Un'altra cosa molto rara. Francesca, smettila di farci domande. No. Perché non la smette? Oh, ok, siamo qui. E sì. Tanto sta per fare le unghie di Garten of Ben Ben. Cosa che ne pensi? Vinci, anche se io non voglio fare le unghie dei Garten of Ben Ben. Ma devi, perché devi. Francesca ti ha fatto la domanda e noi non possiamo rispondere di no. Ok, sto iniziando, guarda. Verrà molto bello. No, non verrà molto bello. Ma sono sicura. E poi potrebbe essere molto spaventoso perché Opila Bird potrebbe arrabbiarsi moltissimo. Questo non lo so. Ok, stiamo facendo le unghie. Oh, Vinci, adesso quanto tempo devo aspettare qui? Mi scoccio. Penso che un po' di tempo. Vinci, io avrò i Garten of Ben Ben sulle mie unghie, diavoletti, che ansia. Tu sei felice, vero? Guardate le mie unghie, qui ci sono i Rainbow Friends. Non vedete l'ora, vero? Chissà come sarà Jumbo Josh sulla tua unghia. Io comunque non le volevo, è stata Francesca, la nostra fan. Oh, sono arrabbiato con voi. Diavoletti, chissà come verranno le unghie. Cosa hai chiesto? Nulla. Ridillo. Ah, va bene, ho detto chissà come verranno le unghie. Adesso le sto facendo. E sono molto spaventato. Opila Bird ti sta fissando, eh? Vinci, io non voglio Opila Bird sulle mie unghie. Perché siete felici? Ok. Bene, siamo sempre più vicini. Ma
Ma cosa? Sì. Dimmi. I mostri di Garden of Eden rapissero Anto? Oh no. Beh, in quel caso sarebbe stata tutta colpa tua, perché è stata tua l'idea. No. Vinci, io sono molto triste e sono ancora arrabbiato con la nostra fan. Oggi saranno proprio tutti sulle tue unghie. Ok, adesso smettetela. Sto iniziando a preoccuparmi. Per cosa? E se i mostri venissero a casa? Cosa? Tu credi che i mostri? Sto avendo paura. Me ne sono pentita di aver fatto questa domanda. Oh no, è troppo tardi. Ormai è troppo tardi. Sì, le sto già facendo le unghie. Tu non ascoltare. Ok, anch'io adesso ho molta paura. Potrebbero arrabbiarsi e potrebbe succedere qualcosa di brutto. Okay. Siamo sempre più vicini. Sì, siamo sempre più vicini. Qui ci sono tutti i mostri che stanno aspettando di essere disegnati sulle tue unghie. Okay, siamo proprio vicinissimi, perché guardate, qui ci sono tutti i colori. Opila Bird, il mostro Captain Fiddles, la medusa. Eh sì, poi... e questo è il colore di Ban Ban, il rosso. Esatto, poi c'è anche Bambalena e poi... E questo è il verde di Jumbo Josh. Oh no. Vinci, adesso, guarda, ho le unghie vuote e fra poco ci saranno i mostri di Garten of Ben Ben sulle unghie. Oh, il tuo rosso è sparito tutto per colpa di Francesca. Francesca, tutta colpa tua. Chissà come saranno. Ok, Vinci, fra poco... Beh. Ci siamo. Fra poco ci saranno i mostri di Garten of Ben Ben sulle tue unghie. Qui ci sono tutti i colori. Oh, adesso Alice, mi sta salendo l'ansia. Adesso metterà tutti i colori e ci saranno i mostri di Garten of Ben Ben sulle unghie. Sta mettendo il colore di Opila, il rosa. Sì. Ok, diavoletti, ho veramente molta ansia. Il primo è Opila Bird, guardate, il rosa. Ok, adesso Jumbo Josh, il verde. Sì, il secondo è proprio Jumbo Josh, guardate. Vinci, guarda, sta mettendo Jumbo Josh sulle unghie. Ok, il verde, il verde. Vinci, che ansia, che ansia. Ok, sta per completare. Adesso metterà Captain Fiddles, il blu. Sì, proprio questo. Ok. Poi Bambalena, Bamban e Stinger Flynn. Tutta colpa tua, ripeto, tutta colpa tua. Il blu di Captain Fiddles. Ok. Oh, adesso metterai il blu. Di Captain Fiddles. Ho veramente tanta paura, ho paura. A chi lo dici? Perché l'ho fatto? Perché non possiamo dire di no a Francesca, che sta continuando a farci domande molto... E adesso farò domande ancora più epiche. Cosa? Questo è soltanto l'inizio? Sì. Io ho veramente molta paura. Adesso prende un altro colore, Ok, sulla mia mano Opila, Jumbo Josh e Captain Fiddles. Adesso Bambalena. Sì. Vinci, il bianco. Bambalena, guardate. Ok, sta mettendo Bambalena sulle unghie. Vinci, bianco, guarda. Sì. Proprio il colore bianco. Ok, adesso tocca a Ban Ban, il colore rosso. Ban Ban. Vinci, Ban Ban è sulla unghia più grande. Vinci, guarda, sta mettendo il colore di Ban Ban, il rosso. Adesso avrò Ban Ban sulle mie unghie. Ok, ci siamo quasi. Ok, siamo passati alla medusa Stinger Flynn. Guardate. Sì, guardate il colore della medusa. Ok. Stanno per prendere vita i mostri di Garten of Ben Ben sulle tue unghie. Vinci. Pronti? Tu? Non lo sono molto. Ok, adesso iniziamo con Opila. Sta disegnando Opila. Guardate, lì c'è proprio Opila Bird. È spaventoso e gigante. Ha fatto gli occhi. Stiamo passando al becco di Opila Bird. Eh sì, adesso dobbiamo fare il becco di Opila. Che ansia. Che ansia, diavoletti. Adesso avrò Opila Bird sulla mia mano. Ok, lì c'è la foto, guardate. Quello è il super becco gigante giallo. Guardate, diavoletti, questo è il becco. Adesso devo metterlo qui sotto? È bellissimo. Bambalena. Che ansia. Guarda. Adesso lo disegnerà. 3, 2, 1. Sì, diavoletti, dobbiamo fare il fiocco, ok?
Fra poco uscirà, fra poco uscirà. Oh, ecco il fiocco di bambalena. Wow. Guardate, diavoletti, le mie unghie sono coperte. E qui sotto ci sono i mostri di Garten Obenven. Tu cosa ne pensi? Sei in ansia? Molto in ansia, molto tutti, in ansia. Tutti quanti sono in ansia di vedere le mie unghie. Sì. Vinci, le unghie di Garten Obenven sono veramente spaventose. Oh, e sono qui sotto? Oh, non vedo l'ora di vederle. Sì, neanch'io. Le volete vedere veramente? Sì, certo che sì. E tu? Ho fatto io la domanda, quindi certo. Ok. Ok, le unghie sono pronte. Voi siete pronti? Sì, Vinci, siamo tutti pronti. Le unghie sono super bellissime. Francesca, vieni qui. Ok, tu hai combinato questo guaio, quindi adesso Anto, proprio tu, Anto. Io ho le unghie. Io ho le unghie dei Garten Obenven. Volete vederle? Sono super bellissime. Tu te l'aspettavi? Vai, 3, stupende. 2, sì. 1. Aspetta. 3, 2, 1. Oh, ta-da! Ecco le unghie dei Garten Obenven, guardate! Ci sono proprio tutti, sì. A partire da Opi la Bird. Sì, aspetta, spiego. Questo è Opi la Bird, guardate, questo è Jumbo Josh, questo è Captain Fiddles, questo è Bambalena, questo è Ban Ban. E poi c'è la medusa Stinger Flynn. Sì, la medusa, sono bellissime, non credete? Sono le unghie di... bellissime. Sì, sono le unghie di Garten Obenven. Ok, dato... Dai, grazie. Grazie. Le unghie sono veramente super bellissime, diavoletti, vero? Oh, Vinci, io ho veramente molta paura. Guarda le mie unghie. Sono le unghie dei Garten Obenven. Qui c'è Bambalena, Opila. E perché io ho le unghie dei Garten Obenven? Per colpa di questa personcina. Oh, tutta colpa tua, Francesca. Tutta colpa tua, guarda, qui Opila. Sì, Opila è super bellissimo. Ma almeno sono bellissime. Diavoletti, io sto avendo molta paura. Vi rendete conto? Guardate le mie mani. Qui c'è Jumbo Josh. Eh sì, è proprio Jumbo Josh, guardate. Eh sì, è proprio Jumbo Josh, è uguale. Guardate, Jumbo Josh è proprio sulla mia unghia. Diavoletti, io sto avendo molta paura. Poi qui c'è la medusa. Eh sì, proprio la medusa, Stinger Flynn. Tutta colpa della nostra fan. Uffa. Eh sì, qui c'è proprio Ban Ban. Che ansia. Tutta colpa tua, Francesca. Ma dai, sono super bellissime. Esatto. Cosa? Cosa vogliono i mostri? Sono bellissime. Anche i mostri di Garten Obenven hanno detto che sono bellissime. Oh, i mostri di Garten Obenven parlano in segreto con me? Cosa è successo? Ok, ma adesso non è finita qui. Voglio farmi un tatuaggio. Cosa? Sì. Vinci, vuole farsi un tatuaggio? Ma cosa dici? E indovina un po'. Cosa voglio tatuarmi? Cosa vuoi tatuarti? Il tuo nome? No. Non vuoi tatuarti il tuo nome? Cosa vuoi tatuarti? Ok, vorresti per caso tatuarti una data? No, neanche. Opila Bird. Cosa? Diavoletti, Francesca, la nostra fan, vuole fare il tatuaggio di Opila Bird? No, aspettate, adesso io cerco una cosa, quindi... Noi dobbiamo dire no, dobbiamo dire no. E non potete dire di no. Quindi vorrebbe tatuarsi proprio Opi la Bird? Esatto. Vorresti? Opi la Bird. No, questo? Francesca, non farlo. Sì. Oh no, noi non possiamo dire no. Questo Opi la Bird? Proprio diavoletti. Opi la Bird? Sì, Francesca, esatto. Francesca vuole tatuarsi Opi la Bird. E dove lo vuoi fare? Dai, andiamo. Ok, non fare la domanda, non fare questa domanda. Allora, mi portate a fare il tatuaggio di Opi la Bird? Cosa? Ha chiesto Vinci. Vinci, sì. Io non voglio che la nostra fan faccia il tatuaggio di Opi la Bird. Neanch'io. Vinci, no, rispondiamo di no. Ok. Non potete rispondere di no. Voglio fare il tatuaggio. Di chi vuoi fare il tatuaggio? Di Opi la Bird. Voglio farlo. Vinci, guarda. Opi la Bird. Francesca, grazie. Vuoi fare il mio tatuaggio? Sono contento. Voi non potete dire di no. Noi non possiamo dire di no? Non abbiamo altra scelta. Quindi mi portate a fare il tatuaggio? Oh! Ha chiesto di nuovo? Il tatuaggio di Opi la Bird e noi non possiamo che rispondere? Sì. Ok, sì, ti Perfetto. Portiamo. Ti portiamo a fare il tatuaggio di Opila. Oh no, adesso sono super in ansia. Grazie, è sempre stato il mio sogno fare un tatuaggio. Ok, ma siamo sicuri di voler fare il tatuaggio di Opi la Bird, Francesca? Sì. Sono super sicura. Ok.
È molto sicura. Vinci, non puoi fermare Francesca. Francesca? Dimmi. Per caso hai cambiato idea? No. Per quanto riguarda il tatuaggio, no? No, voglio farlo. Cosa? Mi piace molto Opila. Ok, perché ti stai arrabbiando, Wii? Perché voglio questo tatuaggio. Ok, Francesca, quindi vorresti fare il tatuaggio di Opila Bird? Sì, sì. Ecco. Oh, dai, Francesca, puoi cambiare idea? No. No? No. Vinci, Opila Bird. Cosa vuole? Ancora tu? Vinci, smettila. Non far cambiare idea. Francesca deve fare il mio tatuaggio. Cosa? Adesso anche Opila Bird insiste? Diavoletti? Lo dice anche Opila. E tu appoggi Opila Bird? Ovvio, perché sono sicurissima che voglio fare questo tatuaggio. Proprio questo? Questo tatuaggio. Proprio questa forma, questa posizione, questo Opila Bird? Proprio questo, sì, Vinci, proprio questo. Vinci, io ho fatto le unghie dei Garten Open Ben, tutta colpa della nostra fan Francesca. Ma adesso la nostra fan Francesca vuole fare il tatuaggio di Opila Bird, il che è molto... epico! Eh sì, è raro. Diavoletti, noi ormai abbiamo detto di sì, quindi stiamo andando con la macchina dalla persona che fa i tatuaggi. Vinci! Opila! Ancora tu! Cosa vuoi? Voi non parlate. Oggi dovete rispondere sempre e solo. Oggi dobbiamo rispondere sempre solo sì? Si è spento. Sono molto felice, stiamo andando a fare il tatuaggio. Opila Bird. Ok, diavoletti, stiamo andando. Oh, non avete ansia? Francesca sta per fare il suo primo tatuaggio. Di Opila Bird, tra l'altro. Il mio primissimo tatuaggio. Oh, questo è il tuo primissimo tatuaggio? Sì, sì. Non hai paura? No. Cosa? Non hai paura di tatuarti Opila? No. Ok, hai il coraggio. Esatto. Questa challenge si sta facendo sempre più epica. Noi stiamo rispondendo solo sì alla nostra fan per 24 ore. E la nostra fan sta chiedendo cose epiche. Sì, sta andando fuori margini. Ora vuole farsi un tatuaggio di Opila. Da sempre un mio sogno. Non vediamo l'ora di vedere tutti il tatuaggio di Opila Bird. Quindi resisterai? Sì. Brucia questo? No. È disinfettante. Ok. Vinci, anche tu hai ansia? Anche Vinci ha ansia. Ok. Tranquillissimo, non senti pizzica ovviamente. Sentirà dolore? Poco. Poco? Ok. Sentirai poco dolore. Guardate. Se no, un'altra posizione può essere qua. Dove lo vuoi fare? Qua. Nel mezzo? Cioè nel senso qua, va bene? Sì, sì, ok, va bene. Qui va bene. Vinci, okay. Sei d'accordo? Sì, mi piace. Anche Vinci è d'accordo. Ok, hai ansia, vero? Sì, ora sì. Ok, quello è il disegno e la nostra fan farà il suo primo tatuaggio, quindi restate con noi. Sì. Hai paura? Ok, allora, sta preparando tutto. Conto tra pochissimo che non è doloroso per niente. Non è doloroso? Ok. Ci fidiamo del tatuatore. Salute Diavoletti prima di fare il tatuaggio. Ciao Diavoletti, vi voglio bene. Sì, ma l'hai deciso tu, eh? Hai sì, fatto sì. Tu la domanda. Sì, ovvio. Braccio, inizio a appoggiarlo pure qui. Vieni un filo più verso di me. Certo. Ok. Ok, che ansia, che ansia. Ok, siamo tutti pronti? 3, 2, 1, via. Ecco fatto. Sta facendo il tatuaggio di Opila Bird. Fa male? No. Non fa male? No. Ok. Siamo tutti pronti per vedere il risultato. In quanto tempo lo finisci? Una mezz'orettina. Ok, 30 minuti e vedremo il risultato. Ok, noi aspettiamo qui. Io e Vinci ti saremo vicino. Ok, Francesca sta facendo il tatuaggio. Beh, in alcuni punti ovviamente un pizzico in più lo senti, ma... generalmente ok. Lo sta facendo. Non vedete l'ora, vero? Cosa? Opila? Cosa vuoi da noi? Cosa? Dai, Francesca, continua così, brava. Grazie, Opila. Ok, Opila ti sta dando forza. Ok. Eh sì, perché stai facendo il tatuaggio di Opila Bird, quindi è normale.
ti sta dando forza. Questo tatuaggio resterà per sempre sul tuo braccio. È sempre stato il mio desiderio. Ok. Che bello. Guardate, c'è proprio più la baby. Ok, sono sotto. Va ancora bene? Così e così. Dobbiamo restare vicini alla nostra fan. Sì. Perché sta continuando a farsi il tatuaggio? Va tutto bene? Sì, sì, è tutto bene. Sta continuando. Che ansia, dietro queste mani si nasconde il tatuaggio di Opie la Bird. E lo vedremo tutti fra pochino. Non sei in ansia? Un pochino. Ok, diavoletti, sta colorando, guardate. Oh, adesso ti fa male? Ok. Che ansia, vedremo tutti quanti Opie la Bird colorato. Ok, adesso mancano solo i colori. Wow, la forma è super bellissima, non credi? Sì, diavoletti, sì. Questo è il tatuaggio di Opie la, guardate. Ok, adesso deve solo colorarlo. Guardate, sta preparando i colori. I colori di Opie la Bird? Sì. Questo è il becco? Sì, è giallo come il becco, guardate. Ok, diavoletti, il tatuaggio è proprio dietro la mia mano. Volete vederlo? 3, 2, 1... Tada! Ecco fatto, questo è il tatuaggio di Opie la Bird. Oh, è super bello, diavoletti, guardate. Oh, è proprio il tatuaggio di Opie la. Attenzione, ti potrebbe far male. Pizzica ancora un pochino. Oh, che bello il tatuaggio di Opie la Bird, vi piace? Date un voto da 1 a 10. Ciao! Ciao! Ciao, grazie! Prego, è stato un piacere. Ed è fatta. Guardate. C'è Opie la Bird. Sì, c'è proprio Opie la Bird. Oh, ma è super, perché hai fatto Opie la Bird sul braccio? No, dai, potrebbe essere basta, pericoloso. Lo so, ma è molto perché bellissimo. Mi piaceva. Oh. Sì. È vero, ti do ragione, perché adesso vedendolo finito è super bellissimo. Sì, Vinci, ma non dobbiamo toccarlo perché fa male. No, perché è appena fatto. Ma è super bellissimo, non credi? Sì, è super bellissimo. Sei felice adesso? Tantissimo, veramente okay. Tanto. Ma adesso basta. Io non voglio più partecipare a questa challenge. No. Vinci, ciao. Anch'io sono fuori. Vengo con te. Dai, andiamo. Ehi. Anto, Vinci, aspettate. Oh, Vinci, andiamo via perché Francesca, la nostra fan, sta chiedendo tantissime cose, ma folli, noi... Folli. Sì, noi non possiamo fare tutto, non possiamo dire di sì a tutto. Ok. È la challenge, infatti. Dobbiamo scappare dalla nostra fan, dobbiamo scappare dalla nostra fan. Cosa? Vinci! Sta correndo, cosa vuole? Con Opie la Bird sul braccio, stai correndo? Sì. Sai, ora che ci penso, mi sta venendo proprio tanta fame. Potreste portarmi al ristorante? Cosa? Ristorante? Sì, sì. Dobbiamo dire? Sì. Sono troppo felice di cenare con Anto e Vinci, i miei idoli. Ok, che bello. Noi ceneremo con una nostra fan, con i diavoletti, che bello. Sì, sarà bellissimo. Ho realizzato finalmente tutti i miei sogni, quasi tutti. E finalmente cenerò con i miei idoli. Ok. Vinci, dobbiamo prendere un taxi per andare al ristorante. Guardate, diavoletti, tatuaggio di Opie la Bird sul braccio. Oh, è super bellissimo. E io, unghie di Garten Obenben. Sì, Francesca, oggi stai andando oltre i limiti. Ma quando domanderai qualcosa a Vinci? Lo farò. Cosa? Lo farà? Sai chi ha detto? Niente, Vinci, niente. Sto conservando qualcosa per Vinci. Ma cosa? Francesca, è bellissimo il tatuaggio. Sto arrivando ad abbracciarti. Opie la mi sta abbracciando. Ok, diavoletti, adesso andiamo a mangiare. Sì, stiamo andando a mangiare. Attenzione alle macchine. Ok, stiamo cenando. Sì, siamo salutari. Guardate. Insalata. Insalata. Oh, Vinci, ma hai preso le patatine fritte? Oh, stiamo mangiando tutti l'insalata, anche la nostra fan. Solo che qui ci sono delle patatine. Scusate, è stata colpa mia. Dai, non fa niente, una volta ogni tanto non fa niente. Diavoletti, stanno continuando a mangiare, guardate. Quant'è? No, nulla, sto dicendo a diavoletti che li voglio tanto bene. Okay. Ok, sembri molto strana. Mangia. Allora, diavoletti, io qui ho nascosto due cose, questa, la salsa piccante e anche... del sale, esatto, e andrò a rovinare
la loro cena. Ehi, Vinci! Che c'è? Come sono quelle patatine? No, grazie. Ho la mia insalata qui, ma... vorresti un po' di salsa piccante? Vinci, devi dire sempre sì. Cosa? Non posso rifiutare? No, devi dire sempre sì, quindi rovinerà la tua cena. Cosa? Dai, perché proprio me la domanda? Perché sì. Ok, rifammi la domanda. Posso mettere della salsa piccante nelle tue buonissime, gustosissime patatine? Sì. Cosa? Vinci, perché ti sta rovinando le patatine? Non lo so, perché mi ha fatto una domanda. Sta mettendo tantissima salsa piccante nelle patatine, smettila! Esatto, no. Sento già l'odore piccante, ma a me non piace il piccante sulle patatine. Oh, diavoletti, la nostra fan sta rovinando la nostra cena perché noi dobbiamo rispondere sempre sì. Ok, Anto, guarda la salsa piccante. È veramente tantissima. Eh sì, è veramente tantissima. Ed è tutto nelle mie patatine. La nostra fan ha rovinato le patatine. Patatine di Vinci. Sono piene di salsa piccante. Guardate, c'è tantissimo. Oh no, perché l'hai fatto? Ok, almeno ho ancora qui la mia bevanda molto fredda e gustosa. Ok. Ops, è finita. Hai messo tutta la salsa piccante nelle patatine di Vinci? Bene, sì. Ok. Mettiamo da parte queste patatine. Vinci, ma tu queste patatine le devi mangiare. No. Le devi mangiare. Vinci, devi dire sempre sì, mi dispiace. Ma perché ce l'hai con me questa sera, Francesco? Ok, bene, sì. Mangia le tue patatine. Quindi super dovrò piccanti. Mangiare queste patatine piene di salsa piccante? Eh sì. Piene? Perché sì. La salsa piccante è finita. È vuota. Assaggi le patatine? Sì. Le patatine piccanti? Sì. Cosa? Vinci, lo stai facendo? Dai, puoi farcela. Cosa? L'ho fatto! Vinci! Ma vuoi Vinci? Dell'acqua? Vinci? Vuoi dell'acqua? Ma perché hai rovinato la cena di Vinci? Oh. Non sono di Vinci. Ah, vuoi rovinare anche la mia no, cena? No! Dai, devi essere buona con me perché io ho fatto le unghie dei Garten of Ben. Sì, sono molto belle quelle unghie, ma devo farti lo stesso questa domanda. Quale domanda? Ti piace il sale? Devo dire sempre sì. Non quindi... hai altra scelta. Sì, mi piace il sale. Guarda cosa ho qui. Del sale? Perché hai preso del sale? Beh, ci penseremo dopo al sale. Che c'è? Posso aggiungere un po' di sale nella tua bevanda? Mi hai fatto questa domanda? Sì. Sì, devo dire sempre sì alla nostra fan, ok, sì. Perché vuoi rovinare la mia bevanda? Perché vuoi farlo? No, diavoletti, cosa succede? Ok, diavoletti, ha messo tantissimo sale. Guardate, ha riempito di sale la mia bevanda. E adesso come faccio a bere la mia bevanda? Anto, puoi bere questa bevanda? Non hai altra scelta. Perché l'hai fatto? Bevila. Sì, oh, devo rispondere sempre sì. Sì, io ho mangiato delle patatine piccanti. Guardate. Ok, devo bere questa bevanda. Com'è? Perché stai ridendo? Hai rovinato la nostra cena. Ok, la cena è stata buonissima, ma adesso... Non per noi, non è stata buonissima. Hai rovinato la cena. Esatto. Scusatemi, però adesso ho una domanda per voi. Una domanda? Allora, Anto, puoi portare Vinci sulle spalle per 2 ore? Devo portare Vinci sulle spalle per 2 ore? Sì. E come faccio a mangiare un gelato? Come facciamo a camminare per strada? Con Vinci sulle tue spalle. Vinci sulle mie spalle? Sì, devo dire sì, non posso dire no. Quindi io non potrò camminare? No, 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 Vinci deve stare sulle mie spalle. Sì, va bene. Non ho altra scelta. La nostra fan sta decidendo tutta la nostra giornata. Vinci, vieni. Oh, attenzione! Vinci, attenzione a non cadere! Attenzione, okay. Non cadete! Diavoletti, adesso dobbiamo camminare. Così per tutto il tempo. Va bene, cerca di non fare. Attenzione allo scalino. Ok. Attenzione, Vinci. Attenzione a non cadere. Ok? Esatto. Camminare così per tutto il tempo. Sì, sì. Vinci, dobbiamo fare molta attenzione. Fate attenzione. Oh. Vinci, non cadere, non cadere. Ok. Oh,
Vinci, mi è venuta voglia di una ciambella. Adesso entriamo a prendere una ciambella. Oh, anche a me. Vinci, vieni sempre sulle spalle. Attenzione, fate sempre attenzione. Ok. Quale ciambella prenderete? Francesca, noi siamo ancora così. Una ciambella alla fragola e una ciambella ai mirtilli. Oh. Puoi ordinare tu per noi? Certo. Ok, Francesca deve ordinare per noi perché noi non possiamo ordinare. Scusami, una ciambella alla fragola e una al mirtillo. Sì. Grazie. Diavoletti, noi dobbiamo pagare in questo modo? Terribile. Posso pagare più tardi, no? No, va bene così. 580? Francesca, mi prendi il telefono dalla tasca? Certo. Ok, grazie. Di niente. Ecco fatto. Ho pagato. Ok. Ci siamo riusciti. Non è per niente comodo. Ok, Vinci, tu prendi le ciambelle, ok? Ok, Francesca, guarda. Vinci sta prendendo le ciambelle per me. Ok? Andiamo. Ora stiamo uscendo. Fate sempre attenzione. Mi raccomando, ok? Devo fare attenzione anche io. Vinci, devi darmi tu la ciambella perché io non posso mangiare. Guarda, Francesca. Sì, Vinci, aiutalo. Questa è tua? Sì, questa è mia. Ok, stanno mangiando, stanno proprio mangiando. Non riesco a mangiare. Provaci. Attenzione, diavoletti, siamo al supermercato. Sì, ok, e abbiamo bisogno della scopa. Sì, prendi la scopa. Ok, okay. Prendi. Attenzione, Vinci, attenzione. Vinci, prendi anche questa. Vinci, attenzione a non farmi male. Attenti. Ok, andiamo a pagare. Dobbiamo attraversare. Ok. Ok. Cos'è questo suono? Sono passate le 2 ore. Mi fanno male un po' le spalle dopo 2 ore. Dai, che ti faccio? Capisco. Ti faccio un massaggino. Tatuaggio. Dai, ti faccio un massaggino. Che belli che sono. Mi serve un massaggino. Ciao a tutti, diavoletti. Riuscite a lasciare un mi piace in 6 secondi? Ok. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cosa? Ci siete riusciti? Avete lasciato un mi piace? Scusami, ma tu chi sei? Dillo a tutti. Sono Francesca, la fan di Anto e Vinci. Eh sì! Francesca è la nostra fan e adesso è a casa nostra! Sì! Sì, vai! Ci è venuta a trovare? Ok. Oggi Francesca sembra avere un segreto. Francesca ha un segreto? Cosa ci... Guarda lì. Cosa nascondi qui sotto? Niente. Sì, sto cercando di chiederglielo da... 3 ore? Ma non me lo dice. Diavoletti, cosa nasconde la nostra fan? Ehi, Francesca, fammi vedere. Cosa? Cosa nascondi lì sotto? Niente. Niente? Ma perché continui a nasconderci il tuo braccio? Cosa c'è lì? Diavoletti, cosa c'è? Cosa c'è lì sotto? Dobbiamo scoprirlo. Ok, Vinci, adesso tu distrai la nostra fan e io toglierò quella fascia. Ok. Questo è un piano. La, la, la. Allora, Francesca, sai che i tuoi occhiali sono proprio bellissimi. Grazie. E poi sono veramente di una bella... Fai? Niente, volevo vedere cosa nascondevi lì sotto. Mentre io ti distraevo. Forse non dovevo. Ok, Vinci, nascondo un grande segreto. Vinci, io ho un piano. Ho un piano, vieni con me. Ok, ok. Guarda, questo è un marshmallow gigante. Oh, sì, la nostra fan non potrà rinunciare a questo marshmallow gigante. Quindi ci mostrerà cosa nasconde sul braccio. Eh sì, Francesca? Ci mostri quello che nascondi qui sotto? Per questo marshmallow super mega gigante? Super... No, non basta. Cosa? Non vuoi questo marshmallow super gigante? No. Guarda, è super gigante ed è super morbido. Dai, cosa nascondi qui sotto? Possiamo toccare almeno? Va bene. Diavoletti, cosa nasconde qui sotto? Non capisco. Si fa male? Sì. Cosa hai fatto? Diavoletti, cosa ha fatto la nostra fan? Sul braccio. Ok, questo fa male? Ok, Vinci, ha rifiutato il marshmallow. Ha rifiutato il marshmallow. Secondo me la nostra fan sta nascondendo qualcosa di molto raro. Vinci, non riesco a capire cosa, ma... Vinci, ma io secondo qui... Secondo me è qualcosa di molto raro che nessuno mai ha visto prima d'ora. Vinci, io qui ho qualcosa di super raro. Oh, ok. Sì, guarda cosa ho qui. Questo non lo rifiuterà mai, non lo rifiuterà. Buono. Ok, Francesca. Sì, questo non lo puoi proprio rifiutare perché è super buono. Ok. No. Dammelo. Soltanto se mi fai vedere quello che nasconde qui sotto. Proprio qui, sotto questa sciarpa arancione. Dai. C'è qualcosa, non è così? Dai, lo vuoi? No.
Fammi vedere quello che nascondi qui sotto. Leva quella sciarpa. Ok, allora non lo vuoi? Sì. Ma fammi vedere quello che nascondi. Ma non posso. Perché non puoi? Dai. Perché è qualcosa di molto raro? Sì. Nessuno mai l'ha visto prima d'ora? Nessuno. Cosa decidi? Non posso... Non posso farvelo vedere, mi dispiace. Cosa ha rifiutato? Vigetta lecca fatto di cioccolato con un pulcino. Ok, me lo mangio io. No, ok. Lo volevo io. Ok, Yanto, ma non sei divertente. Non possiamo restare qui a perdere tempo. Dobbiamo scoprire cosa nasconde la nostra fan lì sotto. E tu, Hop, hai qualche idea? Secondo te cosa nasconde la nostra fan sotto quella sciarpa arancione? Vinci, ho un'idea! Ho un'idea! Di la tua idea. Allora, Francesca, puoi disegnare un indizio su questo foglio? Oh, sì, mi piace almeno i colori. I colori. Adesso la nostra fan disegnerà un indizio su questo foglio. Dai, disegna, così tutti quanti capiremo cosa nascondi proprio lì sotto. Sì. Diavoletti, la nostra fan sta disegnando un indizio. Cosa nascondi qui sotto? Dai, posso togliere? Oh, perché non ci fa vedere? Cosa, ma adesso sta disegnando un indizio, quindi potremo riuscire a scoprire cosa nasconde sul braccio. Diavoletti, rosa. Cosa nasconde? Qualcosa di rosa? Ok, Diavoletti, ma non è che... Ha fatto il tatuaggio di Bambalena? Eh sì, perché Bambalena ha il fiocco rosa, quindi può essere che ha fatto il tatuaggio di Bambalena. No, non è Bambalena perché c'è anche del viola. Oh, qui c'è anche del viola, qui c'è anche del viola. Viola, Diavoletti? Rosa. Cosa sta disegnando la nostra fan? Cosa sta disegnando la nostra fan? Giallo? Aspettate. Perché sta disegnando questi colori? Vinci? Perché sta disegnando questi colori? Oh, cosa? Diavoletti? Rosa, viola, giallo, questo è l'indizio? Non è per niente d'aiuto. Vinci, aspetta. Ma un mostro di carte Nobelben è proprio Opila Bird. Cosa contiene tutti e tre i colori? Disegnati dalla nostra fan? Sì, guarda, rosa, viola e giallo. Quindi, forse hai fatto il tatuaggio di Opila Bird. Il tatuaggio di chi? Di Opila Bird? E ti fa anche male? Oh no! Devi levare questa sciarpa. Dai, togli questa sciarpa, vogliamo vederlo tutti. Ok, sì, ho fatto il tatuaggio di Opila Bird. L'ho messo. Diavoletti, ho fatto il tatuaggio di Opila Bird. Cosa? Sono molto felice. Sono molto felice? Opila! Vinci, adesso anche Opila Bird vuole vedere il tatuaggio della nostra fan. Cosa? La nostra fan ha fatto il tatuaggio di Opila Bird? Qualcosa che nessuno mai ha visto prima d'ora. Una cosa veramente molto rara. L'ho fatto così mi ricorda per sempre YouTube. E ho anche dei ricordi di infanzia. Opila mi ricorda tutti i video che ho visto su YouTube bellissimi. Opila, perché mi fissi? Vuoi vedere il tatuaggio? Sì, tutti vogliamo vedere il tuo tatuaggio. Quello nascosto sotto quella sciarpa. Ok, Francesca, alzati. Siamo tutti pronti, siamo tutti pronti. Sì. Dai, Vinci, dai, dai. Vediamo tutti il tatuaggio della nostra fan. No, ma sarà super raro. Non ho mai visto un tatuaggio di Opila Bird. E voi, diavoletti? Vinci, guarda. Vedo... C'è un indizio. Sì, ho visto qualcosa. Diavoletti, ho ansia. Oh no, noi vogliamo vederlo intero, dai. Dai, ci vediamo. Tatuaggio, dai. Sta togliendo la sciarpa. Cosa? L'ha fatto veramente? Io pensavo fosse uno scherzo. Vinci? Ecco. È vero. Hai fatto il tatuaggio di Opila Bird? Eh sì. Ok, ma perché se lo tocchi ti fa male? Beh, mi fa molto male. Ti fa molto male? Molto male. È perché è la prima volta che hai fatto un tatuaggio? Sì, sì, primissima volta. Forse... Vinci, perché sta uscendo il sangue? Cosa? Ha il braccio tutto gonfio, guardate, lì c'è del rosso. Diavoletti, guardate, la nostra fan ha il braccio tutto gonfio. Ok, abbiamo bisogno di qualche crema? Ti fa ancora molto male? Oh, Vinci, guarda. Si sta gonfiando tutto il braccio. Oh no. Perché hai fatto il tatuaggio di Opila? Perché mi piaceva veramente tanto. Ok, Diavoletti, ma il primo tatuaggio
della nostra fan è proprio questo. E adesso? Mi sento di svenire. Cosa? Ti senti di svenire? Cosa? Francesca? Diavoletti? Cosa? La nostra fan sta per svenire, Vigi? A causa del tatuaggio di Opila Bird. Il tatuaggio, il tatuaggio! Stanno uscendo delle bolle. Oh no, diavoletti, cosa? Stanno uscendo delle bolle vicino il tatuaggio, guardate. Oh no, la situazione è davvero molto critica. Eh sì, si sta gonfiando tutto il braccio, si sta gonfiando tutto il braccio. Forse hai dimenticato di mettere qualche crema. Forse dovevi mettere qualche crema? Eh sì. Hai dimenticato di mettere la crema? Sì. Diavoletti, la nostra fan ha dimenticato di mettere la crema sul tatuaggio. E adesso guardate cosa è successo. Si sta gonfiando tutto il braccio. Perché hai dimenticato di mettere la crema? Non era nei miei pensieri. Cosa? Ma quando si fa qualcosa si deve sempre pensare. Esatto, dovevi consultare il tatuatore invece no, adesso... Guardate, sta continuando a gonfiarsi il braccio. Sta continuando a gonfiarsi. Adesso ti fa ancora male? Tantissimo. Dai, Francesca. Oh no, perché la nostra fan ha fatto questo tatuaggio? E perché non hai seguito le indicazioni del tatuatore? Eh sì, Vinci, dai, prendi la crema, che mettiamo la crema sul tatuaggio di Francesca. Un attimo, devo andare un attimo in bagno. Cosa? Devi andare in bagno? Stai bene, Francesca. Attenzione, sì. Ok. Francesca? Non si regge in piedi. Ok, Francesca, dove vai? No, sta andando in bagno? Vinci, la nostra fan fa davvero male il tatuaggio. Dobbiamo andare in bagno a vedere cosa succede, perché Francesca non si sente bene e potrebbe persino svenire. Francesca, possiamo entrare? Perché non risponde la nostra fan? Non risponde? Ok, non aspetterò qui un secondo in più. Francesca? Oh no! Diavoletti, dobbiamo chiamare il pronto soccorso! Tutta colpa del tatuaggio! Oh no! Oh, Francesca, ci senti? Oh no, diavoletti, perché è svenuta? Cosa? Perché il tatuaggio? Francesca non ha messo la crema, ecco perché è svenuta! Esatto, non ha seguito le indicazioni del tatuatore. Francesca! Il tatuaggio si è gonfiato. Tanto, Vinci, non mi sento molto bene. Cosa? Oh no, Vinci, dobbiamo chiamare subito il pronto soccorso. Prendo un telefono. Ok, chiamiamo subito il pronto soccorso. Abbiamo chiamato. Stanno già arrivando, senti. Stanno già arrivando? Diavoletti, li sentite? Il pronto soccorso sta arrivando. Ok, Francesca, ci sono. Sentite. Ok, stanno arrivando. Ok, diavoletti, il pronto soccorso sta arrivando. Come ti senti, Francesca? Perché non mi rispondi? Mi sento molto male. Oh, Vinci. I dottori! Sono qui. Stanno bussando, li sentite? Ok, apriamo subito la porta. I dottori sono qui fuori. Dottori, entrate. Entrate pure.